Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio di Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi. Di Mac. Buondì giovini. E di Ale. Ciao ragazzi. Eccoci qua cari amici ascoltatori, ancora una volta tutti intorno a un tavolo per discutere di giochi da tavolo e di giochi di ruolo. Questa settimana dobbiamo entrare veramente ragazzi senza tanti tentennamenti. Con un roundhouse kick, Jack. Con un roundhouse kick in una tripudio di annunci e novità, perché si sta avvicinando la grande stagione delle convention e ovviamente il club è in pieno fermento. Bene, fiato alle trombette. Mi raccomando, state qui per tutto il momento degli annunci, anche se gli annunci a me non me ne frega niente. No, fidatevi, sta settimana sono veramente importanti. La t-shirt, se volete la t-shirt con consegna a mano a Modena Play, avete tempo fino a domenica, perché lunedì dobbiamo andare a fare l'ordine. Quindi se avete bisogno delle magliette dovete chiedercele entro domenica. Ultima chiamata, ragazzi, mi spiace essere svizzero, però bisogna, perché ci sono questioni tecniche, cioè di produzione delle magliette, che ci impongono di essere draconiani. Altrimenti vi promettiamo la maglietta e non ce la facciamo a darvela a Modena a mano e crolla tutto il baraccone. Se vogliono comunque io a Modena porterò l'Uniposca bianco e quindi su magliette rigorosamente blu potrò disegnarvi malamente il logo live a mano. A mano, costo la maglietta 80 euro ovviamente. Ok, andiamo a posto così. Grazie Mac. Non saprei come rispondere a questa affermazione. Nemmeno io. Comunque se qualcuno vuole artista, scusami, anche mi immagino un po', ti ricordi la squadra, quella di Star Wars, il cassonetto di immondizia? Eccomi, poi mi sono immaginato quella roba lì, ma vabbè. Devo andare avanti. Sì, sì. Obscure reference. No, mi prego che richiamola su Instagram, sì, così sì. Almeno. Ma per i Patreon, per i Patreon fare. Lo facciamo. Sì, allora, vorrei stare qui a disquisire ore su questa battuta, ma devo andare avanti. Ok. Il pacchetto eventi, cosa succede? Se voi siete tra gli organizzatori di convention, di giochi da tavolo, giornate ludiche e quant'altro, esiste la possibilità di, tra virgolette, ingaggiare il Dunwich Buyers Club. Quindi, se siete interessati, contattateci. Vi ricordiamo le tappe, almeno una tappa è già prevista per sabato, il 2 marzo, ci vediamo a Bra, a Granda Games. Siamo tutti quanti tranne Ale che non può venire per motivi di lavoro. A tal proposito, scusami Jack, oggi ho visto apparire su Facebook in un post il Dunwich sarà presente a Granda Games al 75%. Ecco, quello non è una percentuale probabilistica, ma proprio di numeri. Ma cioè, chi scrive i post? È stato Francesco Bavastro, lo diciamo. Franci, caspita, allora. Se non si scrive così, è troppo ambiguo. Al 75% vuol dire che il DVC c'è al 100%, esatto. ma per tre persone su quattro. Ecco. Esatto, è un altro appuntamento molto molto probabile, stiamo affinando proprio gli ultimi dettagli in questi giorni, sarà per il 4 di maggio a Piacenza per Giocacon. Siamo già stati l'anno scorso, gli organizzatori ci hanno reinvitato. Stiamo riconfermato. Esatto, stiamo finendo di accordarci sui dettagli, ma sostanzialmente almeno un giorno intero sicuramente saremo lì a Piacenza. Se, ripeto, avete voglia di avere il DBC fra i vostri ospiti, esiste, ripeto, la possibilità di accordarci per venire a trovarvi. Questo ovviamente dipenderà anche dai nostri impegni personali. Noi garantiamo comunque, se veniamo, almeno in due, perché ovviamente mandare tipo, non so, il classico Banda da solo è un po' avventuroso. Poverino. Oppure Mac, oppure Ale. Però ecco, diciamo che esiste questa possibilità, quindi non abbiate timore, scriveteci, contattateci, meglio se via Facebook, se no mandateci una mail a dunwichbearsclub@gmail.com. Detto questo, possiamo andare ancora avanti. Con un saluto particolare, ragazzi, bisogna farlo ai nostri amici di Praga. Praga è una città. I ciechi che giustamente ascoltano solo i podcast e non guardano i video. La settimana scorsa è stato, perché sui social la settimana scorsa abbiamo fatto un piccolo post in cui abbiamo messo la top 10 delle città che ci ascoltano di più e inesplicabilmente al sesto posto si è piazzata unica straniera città europea, Praga.
Quindi noi salutiamo tutti i nostri amici di Praga, è un vero piacere per noi, a meno che non siate una manica di hacker che stanno ragazzi, magari, con una VPN, no, magari è stata una gita scolastica a Praga, ma per fare ragazzi, cioè, il dato si riferisce agli ultimi 30 giorni, sì. In più ho controllato anche l'ultimo episodio, il 39, e sono sempre lì, sono sempre lì. Allora, palesatevi, amici di Praga, perché il ghetto, vogliamo italiano sapere, di Praga. Sono ecco, i golem che probabilmente ci ascoltano nell'oscurità delle catacombe. La tana dei golem. La tana dei golem. Quindi soprattutto ascoltatevi la canzone Tatranchi degli Offlaga Disco Pax. Esatto, da cui deriva un'inevitabile citazione oscura di, questo, di questa cosa qua. Quindi siamo, ragazzi, siamo a 9 minuti e citazioni oscure sono già 5 o 6. Esatto. Va bene. Quindi grazie a tutti, mi raccomando, questi sono annunci molto importanti. E, ultimo dei quali è il discorso Patreon. Ovviamente sapete che è possibile come dire, supportare il Dunwich Bears Club attraverso una piccola donazione mensile dal sito Patreon, ok? Quindi patreon.com/Dunwich Bears Club, trovate tutte le informazioni necessarie per poter supportare il DBC. Ci sono tre slot, uno da un dollaro, uno da $3 e uno da $5 al mese. E sappiamo benissimo, ragazzi, che coloro i quali sottoscrivono un pledge da $5 al mese hanno diritto al loro spazio in trasmissione. E questa settimana, per iniziare l'episodio, abbiamo dedicato la prima parte a Michele Garretto. Grande, ciao Michele. Michele. Ciao Michele. Ovviamente anche quelli di voi che sono i più furbetti dicono: ah no, a me non mi interessa questo Michele Garretto, cosa fa? Ragazzi, state con noi perché Michele ha dei gusti molto interessanti e comunque secondo me vale sempre la pena sentire quelle che sono le opinioni, le impressioni e le esperienze di un altro giocatore di spessore, come secondo me è Michele. Io ho dato a Mac l'arduo compito di esporre i giochi preferiti e i giochi più meno preferiti di Michele, esatto. Che però ha fatto grandissima opera di fair play, perché ha deciso di, invece di mettere i giochi che non gli piacciono, perché dice che i giochi che non gli piacciono lui non li fa, esatto. Quasi come noi, onestamente. Dice quelli che l'hanno lasciato un po' più perplesso, ok? Per un motivo o per l'altro. Quindi io partirei subito in quarta, Mac, con la top 3 di Michele Garretto. Dici bene, caro Jack, perché per l'appunto Michele è un Patreon dai gusti veramente raffinati. Ce lo dimostra subito con il primo dei suoi giochi preferiti. Si tratta di Living Earth, della Luminaris Group, gioco di cui avevo trattato in tempi non sospetti, sì. Episodio 28 addirittura, cioè praticamente nella paleostoria, esatto, del DBC. Infatti non a caso Michele ci scrive che ne avete parlato un sacco di tempo fa ed è il vero motivo per cui ho scoperto il podcast. Lui cercava delle opinioni in italiano sul gioco in questione, e che già conosceva e adorava in realtà, e ci dice che siamo fra i pochissimi ad averne discusso, e questo ovviamente lo ha interessato al podcast. Si perde in lodi sperticate a Living Earth, che ama veramente molto, pur riconoscendo il fatto che il titolo non sia esattamente per tutti, specie per le prime partite dove può risultare un po' complesso. Tuttavia dice che pochissimi giochi mi fanno alzare dal tavolo così sazio e soddisfatto come Living Earth. È come se avessi anche io partecipato alle tribolazioni e alle ricerche per la corsa verso la luna. E devo dire che effettivamente Michele riesce a catturare bene, secondo me, lo spirito proprio di Living Earth, che ti cala in questa realtà degli anni di metà del Novecento, la corsa spaziale. Sì, sì, la corsa spaziale tra le varie potenze. Tra, diciamo, il blocco sovietico, il blocco... E ricordo appunto che il nostro mitico Banda, grazie a lui che l'abbiamo potuto giocare e farmare adeguatamente, insomma ci ha fatto parecchie partite, quindi volevo da lui un commento flash su quello che dice Michele. Beh, cioè, sicuramente il fatto che non sia un gioco per tutti è sacrosanto, in quanto pensate che su BGG è considerato un gioco sostanzialmente best 1, mm-hmm. Perché anche io, prima di sottoporre qualcuno al piacere perverso di Living Earth, devo capire bene con chi ho a che fare, perché è un gioco che fondamentalmente è matematica pura applicata. Vuoi vedere la mia stanza dei giochi? Voglio dire, è un gioco per ingegneri, nel senso, tu devi portare un vettore in posti sempre più lontani dalla Terra, perché parti, vai sulla Luna, poi vai su Marte, poi con le espansioni vai per esempio anche su Venere, Giove, eccetera. Il problema è che i razzi che tu usi, i propellenti eccetera, hanno loro stessi un peso, e tu devi fare per tutto il gioco, devi costruire un impianto di calcoli
che ti permetta di costruire con un fondo che il governo ti dà in base al tuo paese di provenienza, ma alla fine il fondo che lui ti dà ogni anno è sempre lo stesso, devi costruire un vettore performante. Il problema è che tu non puoi tornare indietro una volta che la missione è partita e ti accorgi che hai fatto un errore iniziale solo a tre quarti della missione, perché il tuo razzo sì è arrivato su Marte, sì i tuoi uomini sono sbarcati ma non hanno il carburante per tornare, perché li hai mandati là con un razzo che non è in grado di tornare sulla Terra. Infatti e il senso roba... di ineluttabilità sì, ogni tanto ti coglie quando ti rendi conto che hai fatto una troiata. Ragazzi, questo è un gioco è così. Ovviamente un gioco de sé, però è fatto da Dio, cioè per uno a cui piace quel tipo di ambientazione lì e quel tipo di meccanica legata al calcolo, Living Earth è una bomba atomica. Ovvio, non è sicuramente un gioco per la massa o per la maggioranza delle persone, è per un pubblico ricercato che sa esattamente quello che vuole. Infatti, però è fatto da Dio. Sì, infatti, tra l'altro con una grafica spettacolare, a mio avviso. Infatti Michele precisa che lo trova estremamente appagante in solitario che propone solo a gruppi di selezionatissimi folli che convince a sedersi con lui. Ecco, contate che una parte di Living Earth dura tipo 3 ore e il problema è che più tempo passa più calcoli sono fare folli, e in più veramente. Tu sei il problema è che tu diventi mentalmente più affaticato, no? Perché giustamente dopo 2 ore che sei al tavolo. Quindi a volte con l'andare degli anni, perché lì si simula proprio che se non erro un lustro o un decennio in cui ti vengono dati i soldi per mandare i razzi, tu quando ci sono le fasi più concitate in cui devi pensare di più tendi a essere più stanco, quindi ha un po' quel drawback lì. In realtà richiederebbe secondo me di probabilmente essere fatto in 2 sessioni da 90 minuti. Secondo me il multiplayer è abbastanza borderline ingiocabile, a meno di chiamare proprio l'amico fidato esatto. che con cui c'è tanto affiatamento e con cui ci si può anche confrontare, si può chiedere le tattiche, soprattutto un se uno dei due non è così scappato col regolamento. In realtà è più una situazione del avvicino qualcuno alle sigarette, cioè gliela faccio provare così poi come non è proprio un gioco che definirei addictivale. Dico non per avvicinarlo al mondo dei giochi da tavolo, dico per convincerlo a comprarsi Living Earth. Sì. Cioè tu selezioni la gente, glielo fai provare e poi se lo comprerà. È un po' una droga di lusso praticamente, insomma, ecco. Ok, secondo titolo? Andiamo avanti perché Michele ci aspetta con un'altra bordata non da poco. Vai. Il secondo titolo proposto da Michele, difatti, è Terra Mistica, niente meno che lui. Allora, l'aneddoto con cui ha conosciuto Terra Mistica è particolarmente divertente. Ci scrive: la prima volta che ho giocato a questo titolo ero stato invitato da amici a casa di un loro conoscente romano. Espertissimo del gioco, già campione su Snellman, la piattaforma semi-ufficiale per giocare online, e che aveva addirittura partecipato al beta testing del titolo ai tempi. Sono stato piallato in una maniera quasi umiliante. Da lì in poi però dentro la testa di Michele è scattato qualcosa, perché ha incominciato è letteralmente impazzito per il gioco e si è deciso a volerlo padroneggiare assolutamente. Beh, cari amici ascoltatori, Michele ad oggi ha collezionato una cosa tipo 500 partite online e offline, tra tavolo, sperare perché su Snellman, app per telefono, probabilmente si è fatto anche una copia di carta ripiegabile per giocarci mentre si sposta in treno, non lo so. Comunque diciamo che è diventato uno dei suoi titoli preferiti in assoluto. Terra Mistica credo che non ci sia bisogno di presentarlo perché è strafamoso, comunque sia. E la cosa che a lui piace di più in assoluto è che ogni partita gli permette di scoprire una nuova sfumatura, gli permette di avere nuove illuminazioni su possibili strategie da adottare, su cosa preferire rispetto alla partita precedente, e dice che nonostante questa grande diversità il gioco non gli dà mai un feeling di casualità. Beh, effettivamente è stato è uno dei giochi più giocati e torneisticamente più sviluppati, secondo me è in questo momento il numero uno nel mondo dei German come torneistica. No, la prima cosa che ho fatto appena ho saputo appunto della sua passione per Terra Mistica è stata metterla in contatto con Pippo Bortolotto, che sta playtestando la nuova espansione di Terra Mistica. E lui è stato anche molto molto contento di sapere che un giocatore con oltre 500 partite avrebbe joinato il gruppo di playtesting. Solo che c'era il problema della distanza, perché lui credo sia di Caltanissetta, Catania. Cui non si è potuto fare. Però mi ha scritto che si è messo in contatto con l'autore
e riuscirà a provare la versione quella inglese. Ah, ecco. Quindi ah, comunque bene. Proverà l'espansione. Anche non perché c'è su tabletop. No, ma anche perché tipo... sì, ragazzi, c'è. Immaginatevi un'espansione di Terra Mistica, cioè un gioco così ben voluto da tutti, così equilibrato, voglio dire, nel suo... È un grosso rischio effettivamente. E tu devi creare qualcosa che vada ad aggiungere, inserirsi all'interno di una struttura preesistente che è playtestata da così tanto tempo, sì, quindi esatto. Alla fine è una bella responsabilità. Beh, caspita. Diciamo che devi chiamare gente come tosta, lui che ha centinaia tosta, di partite alle spalle. Michele, io gli ho chiesto se aveva provato quella tornistica, lui mi ha detto solo quella online di Snellman, e ha detto che ogni stagione c'è ci sono super tornei con decine se non centinaia di utenti, ed i vincitori vincono buoni oggettistica per GDT, quindi ricchi premi e cotillon. Dice che è arrivato a piazzarsi discretamente bene al picco della sua virtude di giocatore di Terra Mistica, però ovviamente ha perso un po' di allenamento, ha detto per vari motivi anche familiari eccetera, quindi adesso non è più allenato come una volta. Però effettivamente, ragazzi, pensate, 500 partite, io credo siete tra i contender. Se passi per Vicenza un venerdì sera, vai al Magno Gatto e là trovi la tana delle tigri di Terra Mistica. Esatto. E poi io gli avevo anche chiesto qual è la razza che lui preferisce, perché gli ho fatto questa domandina. È la classica domanda sì. Nerd. E infatti lui non è caduto nella mia trappola e dice: quanto alla razza preferita, ti rispondo quello che qualunque pro risponderebbe. A Terra Mistica non si possono avere razze preferite. Questo qui mi piacerebbe sentire il parere anche degli altri giocatori, nostri ascoltatori. E dice: per fare buoni punteggi è necessario guadagnare tessere bonus, le tessere punteggio di fine turno, e pensare a quale razza possa essere più performante in ragione della situazione. Giusto, e probabilmente anche il motivo per cui Terra Mistica è un gioco che rimane ed è così giocato anche a livello di torneistica, perché non c'è una vera soluzione. Sì, il gioco ha una profondità talmente tanto alta che rimane molto vario grazie al random. Come ovviamente dice sempre Pippo Bortolotto, sostanzialmente hai il metagame dell'asta all'inizio, all'inizio C'è questo metagame dell'asta per le razze, che tu devi capire chi hai al tavolo, che cosa puoi prendere, che cosa no, e tu devi puntare esattamente al punto per quella razza, perché se tu offri troppo poco ti fregano la razza, se offri due punti in più tra pro hai perso, perché due punti lì hai perso. Fanno la differenza. Tra l'altro dice che però mi diverto sempre tanto con le razze arancioni dell'espansione, Accoliti e Signore dei Draghi, quindi anche qui aspettiamo le vostre critiche e i vostri commenti, cari amici pro di Terra Mistica. Ma al terzo posto è un titolo che lui stesso dice potrebbe sorprendere questa scelta, perché potrebbe apparire bizzarra visti i due precedenti titoli citati, ma piuttosto che aggiungere un altro titolone super peso ho voluto dare una menzione speciale a un giochino fresco fresco di release italiana, e si tratta di Tokyo Highway, che non confondere con Tokyo Metro. Tokyo Metro, esatto, mi raccomando, Tokyo Highway, uscito recentemente per Asmodee, se non sbaglio, e in italiano. E giustamente Michele lo definisce uno Shanghai al contrario, ed effettivamente è un po' quello che si propone di fare questo titolo molto particolare, anche molto allettante, molto diverso dal solito. Molto diverso, certo. dal solito. Di fatto, in Tokyo Highway bisogna costruire una serie di autostrade sopraelevate, di svincoli gli uni sopra gli altri, e facendo incroci con le porzioni di strade inserite dagli altri giocatori, senza tuttavia far muovere o cadere nulla di quello che c'è sul tavolo. È lo Shanghai al contrario, devi appoggiare la roba. Esattamente, e proprio come diceva Michele, e ci sono degli elementi come appunto ovviamente le strade, poi questi piloni cilindrici che ti permettono anche di attivare alcuni bonus in alcuni casi, le macchinine che poi tu con cui fai veramente i punti e che devi porre sui tuoi pezzetti di strada al verificarsi di certe condizioni, e poi cosa piegantissima, caro Mike, per te che sei un campione di Bells, questo qua praticamente sì, lo so. Infatti ci metterò al più presto le mani sopra. E la cosa bella è che in realtà ha un semplice quello che potrebbe sembrare un semplice gioco di destrezza nel piazzare i pezzi senza muovere, senza farli cadere, si sovrappone anche tutta una strategia, una tattica nel cercare di prevedere come i tuoi avversari
andranno ad impedirti di compiere una certa mossa o cercano di posizionare i loro pezzi nei turni seguenti, che dà al gioco una profondità di un certo, sostanzialmente, di un certo tipo. Non è solo superficie, ma si sviluppa un vero e proprio metagame posizionare quando i pezzi. Diceva... è molto interessante dire che in realtà le parti di strada, cioè gli Shanghai, sono praticamente, se non li avete mai visti, sono praticamente gli stecchi dei gelati. Esattamente. Gli stecchi dei gelati Algida, dipinti di grigio ovviamente, e un po' più lunghi, ma quella è la carta, mentre i cilindretti che servono per sopraelevarli, i piloni esatto, sono praticamente i classici invece dischetti dei giochi German di legno. I piloni non sono dei cilindri, sono dischi sono dei dischi quindi ancora più instabile tutta la struttura. Io li definirei cilindretti, ma va bene così. Fa conto che sono alti circa un dito dalle foto, è vero, un cilindro. Non avendo ancora messo fisicamente le mani sul gioco, purtroppo non possiamo dare. Comunque faceva bella mostra di sé a Essen. Mi ricordo c'era un tavolo con una versione gigante, ve lo ricordate voi, ragazzi? No, io non devo averlo visto perché ero rapito assieme. Mac è stato fermo a Tainted Grail. No, quando siamo passati vicino a Fine Sand, era lì, in quella zona lì. Jack è stato rapito da Fine Sand. Era la zona quella dove prendevi il colera, esatto, e la scabbia, esatto, insieme, esatto, credo. Perfetto. Comunque, dice Michele che lo cita soprattutto perché a fine partita il tavolo sembra una composizione d'arte moderna. Vero? E tutti i giocatori si sono divertiti senza sentirsi frustrati. Appunto, rimarca anche lui il valore strategico e tattico del gioco, del titolo. E che dire, io sono molto impaziente di provarlo. Il fatto che Michele lo abbia inserito di fianco a due stelle assolute, del panorama ludico, mi fa ben presagire. Esatto, rimanete in ascolto perché sicuramente ne parleremo al più presto. E ora? L'uscita italiana? È già uscito da qui. Per Asmodee. Asmodee? Se ascoltassi mentre parlo... Ah, scusa, perdonatemi amici, mi era sfuggito. Ok, vai Mac. Ragazzi. Allora, vai. Poi, come anticipato prima da Jack, Michele non ci dà i suoi tre giochi odiati, come noi suggeriamo di fare, bensì tre giochi che... gli sono anche piaciuti pure tanto, però per qualche motivo gli sono rimasti un po' di traverso. I giochi Mabo. Mabo, esatto. Mabo. Bello, ma... Dunque, partiamo subito, sempre in rigoroso non ordine, dal più preferito al meno preferito. Sì, questa è la scelta di Michele, sì, non chiaro, è che li mettiamo, esatto, noi, non è che così. Decidiamo noi, esatto. Lui ci ha tenuto a scriverlo, a ribadirlo più volte. Il primo titolo che fa parte di questa tripletta è Fatalità, una cosa di cui abbiamo parlato poche settimane fa, e si tratta di Cryptid. Beh, veramente settimana scorsa. Settimana scorsa, esattamente. Comunque, attenzione, perché... Ah, ho capito. Cryptid, sì. E l'infelicità delle scelte cromatiche. Vero. Allora, ribadisce subito Michele che specifica subito che il gioco gli piace tantissimo dal punto di vista meccanico e l'ha comprato dopo due partite proprio d'impulso. Voglio vedere quante copie ne venderanno. Esatto, e continua a giocarlo. 100 banda, perché sono tutte quelle che hanno. Dice ad esempio che sarebbe molto curioso di conoscere, di leggere un dietro le quinte su come sono arrivati all'algoritmo con cui è stato creato, con cui sono state create le carte degli indizi. Questo discorso è nato fra me e Jack dopo le partite, esatto, perché effettivamente è una delle parti più geniali del gioco. Tuttavia, c'è il però, chi ha avuto l'idea di usare per delineare gli spazi di habitat di una creatura un bordino nero su esagoni color scuri? Chi ha pensato di usare tre sfumature di azzurro per i pezzi di due giocatori e di alcune strutture sulla mappa? Vero. Perché questo gioco prova così ardentemente a farsi odiare da giocatori daltonici e da chiunque giochi in una stanza non perfettamente illuminata? Vero. Caro Michele, hai perfettamente ragione. Difatti, abbiamo accolto veramente con grande gioia la notizia che correggerà questo problema cromatico, almeno per quanto riguarda i pezzi dei giocatori, nell'imminente edizione italiana che... pare arriverà almeno in 100 copie a Modena Play. L'hanno già dichiarato. Anzi, 100 scusami, copie. 96 perché 4 sono già nostre. Ecco, grosso. Sì, non credo sarà così, ma vabbè. Ok, devo dire, abbiamo qualcosa da aggiungere. Ragazzi, sentitevi l'episodio di settimana scorsa, esatto. Ci sono tutte le nostre lucubrazioni. Io mi sento di dire che il gioco comunque è favoloso. La mia tagline è un gioco che non può mancare nella collezione di nessun giocatore. Perfect. Per il secondo titolo, invece, dei belli ma, chiamerò in causa Ale, perché si tratta di First Martian. Okay. E l'imperscrutabile, il suo imperscrutabile regolamento. Da noi trattato nell'episodio?
Numero? Non me lo ricordo. Aspetta, lo vado a cercare io mentre tu vai avanti. Vai, comunque, io. Anche qua Michele si affretta subito a ribadire che il gioco gli è molto piaciuto e che si è molto divertito a giocarlo, tanto in solitario quanto in gruppo, con entrambe le campagne incluse nella confezione, e adora l'ambientazione e anche la risoluzione meccanica che l'ha molto appagato, e apprezza anche l'app, sebbene a sua detta, come del resto anche noi avevamo rilevato, la parte narrativa è quella che stride un po' probabilmente con l'utilizzo dell'app vera e propria, cioè poteva essere integrata meglio, un pochino più, sì, più succosa, altro, diciamo. Gli eventi randomici molto spesso non si legano affatto, no, spezzano con tanto, quella che è la storia, esatto, della... spezzano tanto la storia, sono proprio randomici, proprio, esatto, randomici in tutti i sensi. Fatto sta che cioè, ti è appena morto uno e l'altro è preoccupato per il cane che ha lasciato a casa. Sì, esatto, ci si creano un po' di storture, no, bizzarre. Perché i gerani non prendono acqua da, sì, da settimane, sì, esatto, e intanto ci sono funerali. Comunque ragazzi, episodio 73 più 73. Vicino di quanto ci ricordassimo. Anyway, il nostro amico Michele piazza però il suo però anche qui. Attenzione, leggo il regolamento, lo so, lo rileggo, lo so, lo so, lo rileggo nuovamente, lo so, lo so, faccio una partita di prova, lo so, cazzo se lo so, mi impantano al terzo turno, lo so, decido di guardare la recensione di Shut Up and Sit Down, no, lo so, sbagliato, si sbagliato, lamentano di un regolamento scritto malissimo, ah ecco, ah, aspetta, no, aspetta, beh, aspetta, guardo i no pun included, sì, regolamento incomprensibile, molto bene, guardo il tutorial di Watch It Played due volte, leggo l'almanacco ufficiale delle regole pubblicato online. Finalmente capisco e mi godo l'avventura in solitario, divertendomi un sacco. Piccolo appunto, quel breviario è di 76 pagine. È più grande Ale per questo importante ragguaglio. No, te l'ho messo, letto anch'io. Quindi, ecco, esatto. Ragazzi, noi onestamente abbiamo giocato a questo gioco perché Ale se l'era studiato 8 volte e ce l'ha spiegato. Infatti, ma se no, infatti la critica principe di Michele a First Martian è: è valsa la pena spendere tutto questo tempo per giocare il titolo? Probabilmente no, sebbene il gioco sia molto bello, non vale 3 giorni di studio. E tra l'altro cita questa cosa che io non so perché non sono non andato così a fondo, non aiuta il fatto che l'autore abbia risposto alla pioggia di dubbi su BGG dando praticamente degli scemi agli utenti, dicendo che era tutto chiaramente scritto sul regolamento. In 76 pagine. No, no, tra l'altro ricordo un "è scritto qua, fate vobis". Okay, con l'inco... aspetta, con linkata alla pagina del breviario, sbagliata. Idolo! C'è ancora quel post là, c'è ancora, se riesco lo linko. Allora ragazzi, è vero che su BGG un 30% delle domande sono facilmente evitabili con una lettura accurata, però questo non è un gioco come gli altri. No, è veramente Ale, vorrei sentire la tua. Allora, beh, ne abbiamo discusso durante la trasmissione. Sì, sì, certo. La 73, problematica, ragazzi, la problematica del regolamento si è espressa, le abbiamo espressa più volte. E effettivamente io l'ho trovato un po' manchevole. Una volta che voi sapete il gioco e lo rileggete, vi è tutto chiaro. Ma non è così banale. La, sì, prima lettura, però, è talmente confusionaria, continua a fare rimandi a cose a caso durante tutti i paragrafi. Cose a caso. Che proprio non riuscite. A un certo punto non riuscite. Avete talmente tanti livelli di informazione che non riuscite più a discernere qual è la regola e quale no. Il breviario è fatto bene, perché ogni singola fase è spiegata, cioè è praticamente è un rosario, ragazzi. È un lungario. È un lungario, è una roba bestiale. Tra l'altro tradotto tutto in italiano, lo potete scaricare dal sito di Pendragon, c'è, solo che è quasi incompiabile. Scusa, uno potrebbe teoricamente scaricare solo il lungario, sì, e sì, evitare, sì, evitare le istruzioni normali? Allora, secondo me sì, perché mi pare sia scritto proprio tutto. Il problema è che è un po' difficile capire l'angolo. Però mi sento di dire, al netto delle mie pochissime partite fatte, che devo dire, però, non esiste nessun altro gioco che vi porta sul pianeta rosso e vi fa fare quel tipo di esperienza così profonda, così precisa, così coinvolgente. E devo dire, un gioco unico nel suo genere, un po' secondo me come Living Earth. Io fra i due, sì, per esempio, tutta la vita First Martian, però vabbè. E devo dire che però, insomma, se vi piace il genere, vale tutta la vita.
l'esperienza, soprattutto se c'è qualcuno in gruppo o in associazione che lo sa giocare. Beh, infatti nella conclusione del suo piccolo intervento su First Martian, Michele scrive che lo ha poi rigiocato con un gruppo di amici e ci ha messo circa 12 minuti a spiegarlo, sì. L'hanno capito tutti e hanno giocato immediatamente. Una volta che lo sai, lo riesci anche a spiegare. Cosa che è successa anche a noi, grazie ad Ale che si è smazzato. Un po' come Friday. Esatto. Sì, che lo volevi citare perché settimana scorsa ti sei dimenticato. A questo punto, cos'è. Ragazzi, dopo sì, il Clever, dopo il Clever, Gans, Sean, Clever. Dopo. Ok. Vai con l'ultimo. Abbiamo finito di infestare di ragazzate questa roba. Tra l'altro, no, ve lo dico. Ecco. Non abbiamo finito. Colgo questa perché a proposito dopo il Clever. Cioè, il mio record attuale è tipo 110 con gente. Ecco, lo dico giusto per farvi capire il mio livello di. Volevamo... Non ne frega un cazzo a nessuno, quindi sì. Va bene così. Ok. Possiamo tornare da Michele. Possiamo tornare da Michele grande che Michele. Chiude con un titolo che. Ma ce n'è ancora uno? Sì, l'ultimo dei suoi belli ma. E con un titolo che mi sta particolarmente a cuore perché, caro Michele, devi sapere che la tua esperienza con Oh My Goods è esattamente la mia. E qual è? Oh My Goods è sentirsi stupidi. Ah, però. Allora, mettetevi nei miei panni, scrive Michele. Gamer relativamente navigato, amante dei gestionali e degli strategici. Mi piacciono molto le sfide intellettuali e il ragionamento analitico. Sono un genio? Ovviamente no, nemmeno lontanamente. Sono un cretino? Non l'ho mai creduto. Compro questo simpatico giochino a 10 euro a Modena e per altrettanti soldini compro l'espansione con la campagna in solitaria, di cui tutti parlavano un gran bene. Tutti la giocano, tutti l'apprezzano, tutti lo trovano un simpatico giochino, divertente ed accessibile. Ho giocato almeno 6 volte la prima puntata in solitario prima di vincerla per un soffio con un punteggio miserabile. Provato 3 volte la seconda, sempre perdendo. Ora... Non so se io abbia capito male le regole, se mi stia approcciando male al gioco o se magari semplicemente sia davvero un cretino. Fatto sta che questo giochino, grande complessivamente come 2 pacchetti di batterie stilo messi uno sopra l'altro, è riuscito a farmici sentire. Forse dovrei riapprocciarmi a mente fresca per cercare di capire se sia colpa della mia scarsa intelligenza o se ho solo capito male qualche regola, ma ho paura di scoprire la risposta. La risposta te la dà Mac. Esattamente così, caro Michele, perché io dopo averlo provato più o meno lo stesso numero di partite tue e aver totalizzato ben più sconfitte di quelle che hai totalizzato tu, ho deciso di metterlo sulla mensolina e aspettare tempi migliori per ritirare fuori il titolo, certo. Che di fatto è, come dice giustamente Michele, è un gestionale, è una a produzione economica, anche veramente smart nel modo in cui è gestito, perché in un mazzo di 110 carte, per quanto riguarda il gioco base, tiene una quantità di possibilità veramente pazzesco. Su queste carte sono riportate tante icone, è abbastanza complesso da vedere. E appunto io ho trovato, nonostante il regolamento non sia così sterminato, delle difficoltà nella consecutio tempore di alcune cose. Mac, è la roba che io ho con Agricola. Ecco, è veramente... Probabilmente c'è un gioco nel mondo dei giochi mondo da mentale tavolo, esatto. Di ogni giocatore che causa proprio una confusione, per citare... Esatto. Polifemo, vero Dario Dordoni? Esatto. Per me è Agricola. Cioè, io gioco ad Agricola per farmi portare i miei figli. Ecco. Quindi ragazzi, e tu ci avrai un My Goods. Esatto, io probabilmente ho My Goods, ma non demordo e prima o poi lo riaffronterò. Nel frattempo direi che è il caso di ringraziare Michele per il suo excursus, tra l'altro scritto in maniera molto divertente, noi ne abbiamo dovuto fare un sunto per ovvi motivi di tempo, e lo ringraziamo per essere nostro Patreon. Invitiamo tutti i nostri Patreon, quelli che lo saranno e quelli che lo sono già, a commentare, a dare il loro parere e quant'altro. Catania è una città stupenda che tra l'altro invitiamo la colonna catanese capitanata da Michele ad ascoltarci in massa e a superare Praga. Esatto. E con questo direi che possiamo chiudere lo spazio Grazie di Mike. Patreon Grazie e Mike. Lasciare la palla al nostro amico Banda. Sì, un'ultima cosa ragazzi, prima che Banda inizi a parlare ovviamente del gioco di questa settimana. Per chi non ha skippato, io avevo detto prima che non bisognava skippare l'intervento di Michele. Perché caro Jack? Questa settimana il nostro sponsor Magic Merchant, Zufolo, ha fatto... veramente una proposta indecente. Una porno proposta? Una testa di cavallo? No. Ludicamente parlando. No. La testa di cavallo ludica di questa settimana è, ragazzi, attenzione, solo
per questa settimana fine useremento scorte, quindi immagino 48 ore. Gunsion Cleaver al 50%. No. Si da buttare nel camino. Edizione Ultimate Edition di Mage Knight al 15% con DBC 15 fino a esaurimento scorte. Ragazzi, io ho parlato con Magic Merchant, ho chiesto se si poteva fare questa cosa, solo per chi ci ascolta. Di questa cosa non parleremo con anima viva se non con voi che ci ascoltate. E si può fare, hanno poche copie, una volta esaurite le quali non si sa quando Giochi Uniti mai riproporrà il gioco. Quindi, ragazzi, attenzione. 15% DBC 15 su copie di Mage Knight Ultimate Edition fino a esaurimento scorte. Una è già presa. Zufolo di chiusura e poi tocca a Banda. Ok Banda, eccoci qua. Allora, di cosa ci parli questa settimana? Tocca a Banda. Questa settimana, ragazzi, vi parlo finalmente di Xayah, ma in realtà lo chiamerò Xia, Legend of the Drift System. Tuttavia, non vi parlo del gioco base. Vi parlo di Embers of a Forsaken Stars, che è l'espansione che secondo me rende davvero imperdibile il titolo base del 2013 di Cody Miller. Perché? Perché è stata lanciata l'anno scorso con un Kickstarter che è stato consegnato il mese scorso. E quindi, ragazzi, eccomi qua, vi parlo di Xia Legend of the Drift System. Qualcuno mi riceve? Mi chiamo Ace McCloud, sono alla deriva nello spazio e sto per morire. La mia nave, la Cold Phoenix, è quasi completamente ricoperta di ghiaccio a causa del mio soggiorno obbligato a Neovostok. Questa fottuta cintura mortale di iceberg sospesi nel vuoto è l'unica cosa che mi separa dal più spietato cacciatore bastardo di tutto il sistema, Barba di Fuoco. A lui non frega un cazzo che durante la guerra fossi in orbita attorno a Kreller 4 quando scoppiò la bomba, né che io militassi nell'intelligence imperiale su Kempler 2 nei giorni del terrore. Tanto meno che abbia tentato inutilmente di sabotare per anni il sindacato di Lot fingendomi un lobbista senza scrupoli. A lui interessano solo i soldi. E visto che per metà è una macchina che non mangia, non beve, non dorme, non gli resta che mettersi in stand-by e aspettare qualche ora per venire a riscuotere cadavere e taglie. I miei motori a impulso sono l'unica cosa che funzioni ancora. Lo scafo è al limite e le due reliquie che ho a bordo non mi sono certo di alcun aiuto in questo momento. E dire che ero stato così bravo... Ho cambiato identità e nave svariate volte negli anni. Non sono mai rimasto più di un paio di giorni nello stesso posto. Ho sempre usufruito delle migliori tecnologie di occultamento e curvatura sul mercato. Non ultimo, il wormhole Ripper della mia Cold Phoenix. Se solo il rientro attraverso Lower Stratus non mi avesse ridotto a secco. Persino il Tigris è fuori portata, dannati portali alieni! La stazione Kiln è in orbita a pochi parsec da qui e il compratore lunariano che a pranzo mi attende per ritirare il carico e giocare a Brumble è ansioso di pagare una fortuna per quelle due casse ammuffite recuperate su Calacus. Un pianeta morto, dicevano. Morto di sicuro in superficie, ma con un sacco di inquietanti rovine sommerse. Quasi quasi potrei chiamare Zander, il mio socio in affari. Lui saprebbe di sicuro cosa fare. Quel coglione non teme niente e nessuno e sono certo che si fionderebbe qui in un baleno a cercarmi, facendosi ammazzare a cannonate per farmi un pieno di plasma. Ma non posso fargli questo. Non mi resta che una sola via d'uscita, navigare a vista coi motori a impulso in mezzo a questo oceano di ghiaccio. Avrò sicuramente più chance di sopravvivere che standomene qui a vedermi passare la vita davanti. E sia, motori, azione! In qualche modo ne uscirò, vedrete, da quella volta che... rispose alla Ferren's Call e la sua supergravità si prese metà della mia nave 700 bottiglie di siero mucariano. Credetemi, posso fare tutto. Altri 10 minuti così e mi cadranno gli occhi. Devo riposare e riflettere, ma il freddo mi penetra le ossa. Se mi assopisco è la fine. Forse sto sognando, forse mi sto immaginando tutto mentre dormo, ma certo, tra poco mi sveglierò su Azur, in un resort in riva all'oceano. Quella luce laggiù, i due soli di Doravin che sorgono. No, cazzo, non voglio morire, non oggi, non me lo merito. Ma dove diavolo sono finito? Cos'è questo ammasso di metallo? Un gigantesco relitto alla deriva. Perché si trova qui questa nave? È molto diverso da tutti i vascelli di stanza su Kreller 4 ai tempi della guerra. Eppure dove l'ho già visto? Perché sono certo di averlo già visto. Da, ci penserò dopo. Ora vediamo di prendere in prestito un po' di plasma da questo cadavere. Come si dice in gergo? Ah sì, mors tua fanculo Barba.
Insomma, è questo che dice la scatola nera, gente. Ho ripetuto questa storia già 10 volte e anche in presenza del mio avvocato. Fatto il pieno di plasma a bordo, ho attivato l'warp shift e mi sono catapultato a Kiln con soli 45 minuti di ritardo sul mio cliente. Ho concluso l'affare, riparato la nave e sono ripartito subito per Kay. Le coordinate di quel coso mi sarebbero valse un bel mucchio di crediti. Com'è che 72 ore dopo mi ritrovo braccato dai servizi segreti di tutto il sistema? Persino Barba è sparito da quanti sbirri mi danno la caccia. Ve lo giuro, quella nave era là, immobile, sospesa tra gli asteroidi di Neovostok. E non ho la minima idea di dove sia adesso. E tu, dannazione, posa immediatamente quel saldatore. Ragazzi, in sostanza, questa è la cronaca di una delle prime avventure in solitario, partite in solitario, che ho fatto a Xia Legend of the Drift System. Un gioco di Cody Miller, della Far Off Games, appunto del 2013, che l'anno scorso è stato corredato con una sontuosa espansione Embers of a Forsaken Stars, che secondo me lo porta a un livello stellare. Le meccaniche in questo gioco sono molteplici e non mi metterò di certo a spiegarvele tutte. Fondamentalmente dovete immaginare che tutti i giocatori al tavolo ricoprano il ruolo di piloti di astronavi spaziali che vogliono accrescere la loro leggenda personale, perché per amore dell'autore, l'amore che lui nutre per saghe come Star Trek, Star Wars, Firefly, lui vuole che tutti i giocatori al tavolo ambiscano a diventare piloti leggendari, contrabbandieri, smuggler, pirati, come Han Solo o come Malcolm Reynolds, per chi appunto ha visto Firefly. Però, quando questo gioco uscì nel 2013, già venne investito di un sacco di premi e venne ritenuto uno dei migliori dell'anno. Tuttavia, secondo me, aveva anche un tot di problemi legati proprio alle meccaniche con il quale venivano attribuiti sostanzialmente i punti vittoria ai giocatori, che sono state tutte integralmente sistemate con l'espansione dell'anno scorso. All'inizio della partita i giocatori prendono appunto questa astronave, ognuno alla propria, con dei poteri straordinari che gli consentono di viaggiare più agevolmente all'interno del sistema di Xia, che è un sistema sostanzialmente anomalo all'interno della nostra galassia, in quanto a causa delle radiazioni elettromagnetiche di una gravità supermassiva, le orbite di tutti i pianeti, delle stelle e degli asteroidi che vi sono all'interno sono completamente chiamiamole random e rendono difficoltosi i viaggi all'interno del sistema, addirittura quelli faster than light, per cui c'è un ricambio di capitani e piloti altissimo, perché le probabilità di morire in questo sistema sono davvero alte. Quindi nel corso della partita, attraverso un banale sistema di pick up and delivery, i giocatori partiranno praticamente da uno spawn point deciso all'inizio in base all'ordine con cui i giocatori hanno scelto le navi, e dovranno completare missioni e dedicarsi a diventare, se vogliono, dei pirati spaziali, oppure dedicarsi all'esplorazione, o comunque prendere una delle varie possibili strategie per farmare più punti vittoria degli altri giocatori. La figata qual è? È che da quando esiste l'espansione, con l'andare dei punti vittoria che vengono raggiunti, si può fare una partita a 5, 10, 15 o 20 punti vittoria, che qui si chiamano punti fama, all'interno di questo enorme sistema, che è appunto il sistema di Xia, vengono sbloccati dei maxi eventi che vanno a cambiare le dinamiche all'interno del turno in corso, perché questi eventi cambiano gli equilibri con quali i giocatori entrano e escono dai pianeti, o magari questi eventi mettono in gioco la terribile cometa Rikishi che parte dal centro del sistema e va a devastare tutto quello che tocca, quindi facendo esplodere giocatori, personaggi non giocanti come per esempio lo Scoundrel, l'Enforcer o il Mercante. Oppure ci sono eventi che permettono ai giocatori di scoprire segni di vita intelligente in remoti pianeti morti. Quindi i primi giocatori che arrivano sul pianeta e riescono a ottenere proprio segni tangibili di vita intelligente, riportare questi segni alla base, ottengono più punti degli altri. Oltre a tutto questo, con l'andare del tempo vengono anche sbloccati un sacco di titoli di prestigio per i vari piloti, perché per esempio se voi finite puntualmente dentro dei campi di asteroidi per sfuggire agli sceriffi stellari o per sfuggire ai pirati spaziali e siete bravissimi praticamente nel guadare attraverso questi pericolosi settori pieni di iceberg o rocce sospese nello spazio, a un certo punto potrebbe uscire un titolo che fa per voi, che una volta conseguito, oltre a darvi ulteriori punti fama, vi concede anche uno sconto e un bonus
ogni volta che in futuro andrete a guidare attraverso gli asteroidi, e questo si può applicare per esempio alle nebulose, si può applicare ai buchi neri, si può applicare agli asteroidi, a tutti i vari settori di cui questo gioco si compone. Perché ragazzi, ci sono una marea di tessere che nel corso del tempo vanno a corredare la plancia di gioco. Si parte con solo 4 tessere, dopodiché queste 4 tessere diventano tipo 35, e la disposizione di queste tessere cambia a random durante ogni singola partita. Quindi voi non saprete mai quanto distanti saranno due tratte, un pianeta da un pianeta morto, oppure una nebulosa da un buco nero, perché quando voi andrete a fare le missioni, qui parliamo di qualcosa come 150 missioni diverse, queste missioni vi chiederanno di fare svariate cose in determinati punti della mappa. Per esempio vi chiederanno di andare a rapinare le forze dell'ordine, oppure ad abbattere l'avido mercante, oppure vi chiederanno di andare semplicemente a fare da taxi a una coppia di nobiluomini di Doravin e di portarli praticamente da una parte all'altra del sistema di Xia. Questo ovviamente vi frutterà punti fama, vi frutterà denaro. Il problema è che nel mentre voi svolgete queste missioni, che possono essere più o meno pericolose, più legal o anche più outlaw in base ai vostri gusti, anche gli altri giocatori si stanno dando un sacco da fare. Infatti il nemico in Xia è sostanzialmente la corsa al tempo, in quanto quanto più arditi sarete, quanto più cercherete di fare cose in un turno, maggiori saranno i rischi a cui vi sottoporrete, però maggiori saranno anche i guadagni che a fine turno avrete, perché sarete riusciti a comprimere una marea di cose, ovviamente prendendovi una marea di rischi, all'interno di un unico turno di gioco. Infatti, come ho già potuto spiegare nei social ad altre persone che mi hanno chiesto appunto di questo titolo, in Xia non vince il giocatore più bravo, vince il giocatore più ardito, il giocatore più temerario e il giocatore anche mediamente più fortunato. Perché? In qualunque parte del cosmo voi andrete a vivere le vostre avventure, ci sarà sempre il dado da 20 a perseguitarvi, perché in qualunque luogo andrete dovrete tirare un dado da 20 e facendo da 11 a 20 riuscirete in un'impresa, mentre rollando da 1 a 10 subirete una valanga di danni. E questi danni poi andranno riparati, ma riparare la nave vuol dire fermarsi su un pianeta e vuol dire perdere tempo. Nel frattempo i vostri avversari ovviamente andranno avanti rispetto a voi, ma prima o poi anche loro avranno degli incidenti, diciamo anche i loro piani verranno rovinati da una cometa vagante che si schianterà sulla loro nave, eccetera. In generale, ragazzi, questo gioco è un sandbox che permette ai giocatori di intraprendere una carriera di avventuriero spaziale in qualunque maniera essi desiderino e di competere da 1 a 5 giocatori. Grazie all'espansione, perché prima era solo da 3 a 5, per diventare lo Han Solo della situazione. Ecco, personalmente nel 2019 questo è l'American per eccellenza che ho giocato di più. Ho fatto una dozzina di partite in un mese. Contate che una partita di questo gioco in solitaria dura almeno 2 ore. Dipende tutto da quanto lungo setti la partita. Io ho sempre 20 punti. 20 punti che è il massimo. Che è il massimo. Sì. E quando ovviamente quando voi giocate con più persone invece al tavolo, dovete capire che oltre i 3 giocatori il downtime comincia a diventare veramente pesante, perché in un turno voi tecnicamente potreste fare anche infinite azioni. L'unico vostro limite sono i marker energetici della vostra nave, che vi consentono di usare per un numero limitato di volte i motori, gli scudi o i missili, i blaster, eccetera. Però di azioni minori come quest, prendere le quest, ce ne sono tantissime. E quindi più la partita va avanti, maggiore diciamo è la paralisi d'analisi, perché voi volete nel vostro turno avere il massimo della resa con il minimo sforzo. Devo dire la verità, secondo me questo gioco con l'espansione è fantasmagorico, perché dà esattamente quello che la scatola, per citare Jack, si propone di dare, ovvero narrarvi storie incredibili a sfondo sci-fi che vi divertiranno per una 3 ore con i vostri amici, in cui sostanzialmente voi ve ne dovete sbattere di chi vince. Ve ne dovete registrare proprio la storia che andate a costruire un po' randomicamente e un po' basandovi sulle vostre scelte, e tenerne traccia su un diario, perché ragazzi, quello che succede in Xia nel giro di 2 ore molto probabilmente non vi capiterà mai in nessun altro gioco. Io sono stupefatto dal fatto che
Cody Miller, a fronte di 7 anni che ha lavorato a questo titolo, è riuscito a creare una plancia modulare che dà vita di per sé di base solo con la disposizione delle tile a delle storie assurde, perché l'esplorazione delle tile qui può avvenire in due modi diversi. E secondo me questa è la genialata. Voi potete fermarvi al limitare di una tile, quindi vi fermate e usare i sensori, quindi andate ad esplorare prima di entrare, o se siete davvero arditi e avete pochissimo tempo, potete entrare al buio in un settore sconosciuto. Il problema è che potete entrare all'interno di una cintura di asteroidi o addirittura tuffarvi dentro la stella di Xia e quindi morire vaporizzati all'istante. Non vi dico che cosa vi succede se finite di fianco a un buco nero, perché ovviamente dopo uscirne, ve lo dice uno che l'ultima volta ci ha messo tipo 2 turni per uscirci. La figata qual è? Nell'espansione si fa menzione di un altro sistema, che è il sistema della stella NIR, che ogni ciclo astronomico incrocia praticamente il sistema base di gioco, che è il sistema astronomico della stella Xia. Che cosa accade? Che questi due sistemi praticamente si sormontano e quindi i pianeti che sono al loro interno danno vita a una mappa più numerosa di quella del gioco base e sostanzialmente gli scambi e i trick che voi potete fare sono nettamente superiori. Il problema è che la stella NIR ora è praticamente solo ciò che rimane di una nana bianca, perché è successo una sorta di evento, di cataclisma, che ha invertito la polarità della stella e tutti i pianeti legati a lei sono morti, letteralmente. Quindi voi pensavate di trovare delle civiltà ad attendervi, quando in realtà trovate solo antiche rovine. Sì, come detto prima, ci sono poi tutte le missioni di recupero reliquie, eccetera, che fanno anche guadagnare tanti punti di solito. Tutte le storie che io vi sto raccontando, come la storia iniziale che vi ho narrato, sono dettagliate sostanzialmente nei manuali del gioco base dell'espansione, in cui viene dato un tot di background per ogni singolo pianeta, ogni nebulosa, ogni asteroide, e la storia è una storia che è delineata solamente, però in realtà, per chi ha una buona immaginazione e per chi si approccia a questo gioco in modo narrativo, in realtà è molto molto corposa, perché è una storia che narra di una guerra che è terminata molti anni fa, ma narra di un pianeta, Kepler 2, in cui c'è una nobiltà decaduta che adesso comincia di nuovo a farsi le scaramucce e quindi c'è vento di guerra che soffia nuovamente e ci sono tutta una serie di fazioni in lotta per il controllo del sistema. Questo sistema è un sistema molto ricco, però è un sistema molto difficile da navigare, quindi anche i piloti che sono al suo interno, che sono sopravvissuti, sono molto ricercati e ogni singolo pianeta commercia in determinate sostanze che sono molto rare fuori appunto dal pianeta di appartenenza. Ok, possiamo dare un quadro generale della situazione? L'ultima cosa, a coronamento di tutto questo, ci sono anche i personaggi non giocanti, perché oltre a voi giocano il mercante, l'enforcer, che sarebbe sostanzialmente lo sceriffo, il brave star della situazione, la polizia, che dà la caccia alle navi che hanno delle taglie su di loro perché i giocatori le accumulano e non se le possono più togliere finché non vengono distrutti o cambiano nave. E per finire c'è il pirata spaziale, lo scoundrel, che sostanzialmente invece è la controparte dello sceriffo stellare, perché il suo compito è quello di abbattere tutte le navi che non hanno una taglia su di loro. C'è anche il Sellsword della microespansione. Il Sellsword sostanzialmente è un personaggio che è un mercenario che può essere soldato dai giocatori per abbattere le altre navi. Tutti questi personaggi che voi giochiate in solo o con altri giocatori si muovono con voi e fanno delle cose e vi mettono i bastoni tra le ruote e, ragazzi, picchiano da paura. Cioè, quando vengono a bombardarvi o avete gli scudi al massimo, se no questi qua vi fanno giù tutte le volte. Per cui il fatto di andare o meno in combutta coi pirati, di taglieggiare la gente, di diventare un pirata spaziale, vi mette immediatamente nel radar dello sceriffo. Mentre se voi volete rimanere immacolati e puri, fare solo da taxi o diciamo commerciare con i pianeti legal, diventate immediatamente un bersaglio per il pirata che cercherà in tutti i modi di colpirvi quando avete un carico da rapinare oppure quando siete danneggiati, perché il pirata è mega vile e quando siete danneggiati lui arriva lì, vi spara. Se non vi abbatte, corri immediatamente sul pianeta di origine perché non vuole farsi rincorrere dallo sceriffo stellare, che tra l'altro interagisce con lui. Certo. Ecco, ragazzi, per me questo qui è stato uno dei più bei giochi del inizio 2019. Mani basse. Mac? Beh, devo dire, io sono stato l'ultimo a provarlo, fortunatamente prima dell'intervento, grazie alla disponibilità di banda, e devo dire che sono rimasto sorpreso proprio dall'ultima cosa che citava banda, cioè il fatto che
con un sistema di creazione randomica della galassia, le storie riescono ad intrecciarsi sempre così bene l'una con le altre, perché l'unico altro titolo che ho giocato e che mi aveva dato questo appeal di cose pazze che si incatenano l'una all'altra e diventano coerenti era stato Tales of the Arabian Night, e nelle un paio di partite che avevamo fatto, però lì hai la mappa statica, voglio dire, le cose si cambiano un po', però non c'è la varietà e l'apparente complessità c'è tutta poi la parte narrativa, esatto, che non c'è, è molto più narrativa, però è bello perché è chiaro che anche quello che ha narrato Banda nell'introduzione è romanzato, per così dire, però effettivamente poi vai a vedere i manuali, vai a vedere le missioni che ti vengono proposte, come cambiano le une dalle altre e così via, e ti dà proprio l'idea di essere un mondo vivo, cioè qualcosa che si muove e che non è semplicemente lì per decreto, ecco, è un qualcosa di che veramente ti facilita l'immersione. E io concordo con Banda appunto quando dice che il modo migliore per goderselo è sicuramente immergersi e cercare di farlo diventare il più narrativo possibile questa esperienza. Ieri infatti l'abbiamo giocato praticamente fregandocene dei punti, abbiamo visto che cosa succedeva, e ragazzi sono venute fuori di quelle cose pazzesche con cambiamenti ieri è uscita la cometa di ghiaccio, la cometa di ghiaccio che vi lascio scoprire nel manuale di che cosa si tratta, e sostanzialmente ha blastato via Lot, che è praticamente il pianeta il più grande pianeta delle mafie degli scoundrel del gioco, quindi il pirata non poteva nemmeno più tornare a casa, e Lot in realtà serve a tutti perché lì si fanno degli affari incredibili, e non potevi più andarci perché il pianeta era scomparso, distrutto da questo iceberg gigante di ghiaccio. E una cosa, la storia che vi ho raccontato all'inizio, ragazzi, io è vero, l'ho romanzata, ma è esattamente quello che mi è successo in gioco. Cioè, io ho fatto questa partita in cui per superare il punteggio dei PNG avrei dovuto prendermi un rischio mostruoso, che era quello di entrare all'interno degli asteroidi di ghiaccio, perché ero inseguito dal pirata. Quindi io l'ho fatto perché ho detto: se non muoio e perdo, ok, entro all'interno di questo esagono di asteroide, c'era un token esplorazione, io l'ho preso e sotto c'era quello che ti refulla l'energia, io non ne avevo più, ero morto, l'ho preso, e con il potere della nave che avevo, della Cold Phoenix, attivando i motori warp, mi sono teletrasportato al Keen, dove ho consegnato l'ultima quest e ho vinto la partita grazie a questa roba. Voi direte: sì, vabbè, grazie al cazzo, cioè hai semplicemente avuto culo che hai trovato. Sì, ma questo gioco è così, cioè ti tira matto per competere con gli altri giocatori e con i PNG, ma tu te la cavi perché dici: amen, faccio la mossa della vita, provo qualcosa che gli altri non provano, mi butto dentro un settore a testa bassa e magari lì trovo quello che mi serve. E questa cosa, ve lo giuro, in 12 partite mi succede tipo una volta su tre. Sembra che il gioco abbia un sistema intrinseco di premiare sentite Ale cosa vi racconta. Infatti, allora, Xia è uno dei giochi insieme a The City of Kings che in queste ultime settimane ho intavolato più spesso in solitario. E mi sono trovato più volte a scrivere a Banda durante queste sedute di psicoterapia. una delle ultime cose che ho scritto è: questo gioco ti legge dentro. Cioè, è incredibile. Ci sono dei momenti in cui la sequenza di quest che pescate e quello che succede anche a livello proprio di personaggi non giocanti, quindi lo Scoundrel piuttosto che l'Enforcer, proprio è incredibile come sembrano anticipare quello che tu devi fare per completare quella quest, per strappare quel piccolo punto vittoria o addirittura per ottenere un titolo, ok? Un titolo di quelli disponibili a livello di gioco. Gli eventi che escono, anche quello, il fatto, ad esempio a me è successo una volta che la stella Nir sia diventata instabile, ha cominciato a pulsare. Sì. Danni a tutti! E tutti i settori attorno hanno cominciato a subire danni. Io sono riuscito ad uscire da quell'area e il pirata che mi stava inseguendo è morto, è rimasto coinvolto in pratica in queste pulsazioni della stella. Io mi sono salvato grazie a quella roba lì. L'ultima partita che abbiamo fatto, che la cometa si è fermata a una casella da me rollando un D6. Assurde. No, cose accadono in questo gioco, accadono ovviamente delle cose assurde perché la legge del dado sostanzialmente è tagliata. C'è un dado da 20, un dado da 12, un dado da 8, no? Dadini, da 6, insomma. Però quando succedono
è quel tipo di soddisfazione lì, di esaltazione, te la dà solo il random, solo il dado, non te la può dare niente a quel livello lì. Il gioco base è un bel gioco, ma il gioco con l'espansione è tutta un'altra cosa. È un altro, no, onestamente, cioè, Ale, è un altro gioco. Infatti sono contento di averlo giocato. Sì, ma l'aggiunta dei mod, in pratica toglie alcune componenti randomiche, o comunque, aggiunge un milione di altre. Vabbè, però, no, in realtà no, non è vero, perché si equilibra il tiro dei motori, perché hai più due fisso. Hai uno scudo che ti dà sempre il massimo. Tieni tre missioni, però succedono 100.000 cose diverse in più. Secondo me è molto più randomico con l'espansione. No, non è vero, assolutamente. No, beh, in realtà è l'espansione è stata fatta per... Mi spiace, ragazzi, ma mi ha dato l'espansione opposta. Non aggiunge... Scusa, Ale, la cometa che ti lide. Okay. Il PNG. No, il PNG sono... Il PNG ci sono di base? La partita col gioco base che abbiamo fatto la prima volta... È quella consigliata senza... È stata quella, esatto, NPC. È consigliata senza PNG. No, vabbè. Però, vabbè, io ho avuto l'impressione... No, ma in generale l'espansione è stata fatta dall'autore perché per molti anni i fan di questo gioco, specialmente nel mercato americano, hanno chiesto di mitigare il random in alcune fasi. La cosa veramente più bella in assoluto è la quantità di mod fan-made che potete trovare su BGG. Cioè, quanto la community ama questo gioco e cerca di arricchirlo in continuazione con materiale nuovo. Tra l'altro, se non sbaglio, due delle mod che sono state aggiunte in realtà erano state consigliate dai fan all'epoca, ancora nel 2014. Ragazzi, quindi durante il secondo Kickstarter fra il primo e il secondo ha preso delle idee e le ha integrate all'interno del gioco. Ragazzi, per dirvi, c'è un utente di BGG che ha riconvertito l'intero gioco per Star Wars. Ha fatto le navi di Star Wars e tutte le tessere di gioco fatte per Star Wars. Quindi ha mantenuto l'impianto, tesse, però per esempio ha fatto Endor, ha fatto la Morte Nera, ha fatto Bespin, ha fatto un Coruscant, tutto in ottica Star Wars. Ovviamente non è un game designer, però devo dire la verità, probabilmente è uno dei mod più scaricati. È un reskin praticamente. Ecco, e tra l'altro questo gioco è stato fatto anche con l'idea proprio di consentire a ogni gruppo di gioco di poterlo moddare quanto vuole. Perché... Sì. È la prima roba che ti viene in mente dopo che ci hai fatto 10 partite, dici: ragazzi, introduciamo un PNG di tanto dentro al gioco ci sono tipo 40 astronavi possibili, ne usiamo una con cui indichiamo una sorta di Capitan Harlock e ci facciamo delle regole di comportamento, perché per esempio quando voi giocate in solo tutti i PNG hanno quello che si chiama behavior, cioè comportamento, e possono scegliere, cioè a caso, insomma, so che scegliere a caso fa un po' ridere, comunque hanno 4 diversi tipi di comportamento. Cioè, non è secondo una cazzata, determinate condizioni. È come il pick target di KDM. Sì, cioè, la scheda di behavior funziona allo stesso modo. Lui ti dice: se è così, prendi fai questo, così, altrimenti, se è così, fai questa cosa qua. E hai praticamente una tabella da verificare. In base a quella, ma poi. La roba bella è che quando voi prendete le missioni, quelle che vi rendono quelle da pirata spaziale con cui dovete andare a cannoneggiare, oppure rapinare, oppure diciamo fare delle robe losche, voi fate queste cose ardite ai PNG, non solo ai giocatori. Cioè, quando giocate in soli, i PNG contano come giocatori, quindi voi andate dallo sceriffo e lo pigliate con raggio traente e lo derubate, oppure gli prendete l'energia. Infatti, questa eccetera. Cosa in particolare a me è piaciuta parecchio, proprio perché anche in termini di gioco le cose che affliggono, gli eventi positivi e negativi che affliggono i giocatori affliggono anche PNG. Gli NPG, in alcuni casi cambiandoli radicalmente. Tipo, ti ricordi ieri sera che a un certo punto abbiamo pescato un evento in cui lo Scoundrel, invece che darti la caccia, ragazzi, ti veniva a dare delle risorse. Lo Scoundrel capisce che la sua vita è andata male perché lui si è comportato male, e invece di andare a cacciare i giocatori va ad aiutarli e va dal giocatore più indietro nei punti. È come la PA di X-Mans. Esattamente. E va a dargli sostanzialmente dei cubi, di modo che tu possa riaverti. Per chiudere, prima tu l'hai accostato a Tales of Arabia Nights. Questa discussione è nata anche in una chat con un nostro ascoltatore. Ecco, Tales of Arabia Nights è un gioco che subisci molto di più. In Tales of Arabia Nights, diciamo che è molto più narrativo, e quindi tu in un certo senso subisci la storia che ti si sta palesando davanti. Qua la storia la fai tu. Qui la storia la fai tu in base ad alcune scelte e ad alcune missioni che prendi, quindi al dove ti vai a spostare all'interno della mappa e via dicendo. Ma soprattutto tu hai comunque l'impressione di avere, non hai solo l'impressione, ti succede, tu controlli le tue scelte. Se tu decidi di bucare uno scudo planetario,
lo fai consapevolmente, certo, perché sì, stai fuggendo da qualcuno, perché hai poco movimento, sì, devi arrivare in una certa zona in un certo tempo, perché cioè, hai fretta, hai sempre fretta, ansia. Vai a fare un vai a sminare per trovare l'Ember perché ti servono quei 2000 fottuti crediti per comprarti l'astronave. Benissimo, lo fai sapendo perfettamente che puoi rimanerci. Beh, anche bere dal fiume nero lo sai che sì, puoi rimanerci. Sì, non so. Però capisco cosa anche lì, dire. Lì le fai con uno scopo, dall'altra parte lo fai per sapere cosa succede. Sì, sì, sì. Ecco, sì, sì, certo, discorso. Perché essendo più una struttura, diciamo che, narrativa, ovviamente. Diciamo che in sia, anche se ovviamente ci sono mille, come dice Jack, è vero, ci sono mille elementi random, pure con l'espansione, ma infatti è una roba che ho detto anche ad alcune persone che me l'hanno chiesto, e è il motivo per cui secondo me non vince il giocatore più bravo, ed è un gioco che va goduto in modo così smargiasso e narrativo. Ignorante. E non mi ricordo più quello che stavo dicendo. Comunque, allora, io direi che secondo me, a fronte comunque di la creazione di storie in un modo che onestamente non si è mai visto, cioè perché quello che vi capita, perché il bello di questo gioco qua è che vi viene proposto tutto quello che voi avete sempre visto nelle serie, nei film di fantascienza, lo potete fare, esatto, potete fare tutto. E quindi questo è il suo principale fascino. Il suo principale fascino, e con l'espansione il gioco viene arricchito di ulteriori elementi e viene, come dire, viene ampliato in maniera veramente considerevole. E non viene però, secondo me, modificato radicalmente, cioè è tutto in più. Ci sono dei piccoli, dei qualche cambiamento meccanico, adesso possiamo parlarne fino a dopodomani, però sostanzialmente il gioco viene molto molto allargato. Io sta a me però dare un paio di accettate. La prima è che, ragazzi, c'è un downtime mostruoso, cioè questo gioco, se lo mettete giù in 4... Vi impiccate. Infatti, dopo due, ragazzi, ore. No, mai 4. Io, okay, dico, sono d'accordo con 3 è limitissimo, sì, 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 se siete mega affiatati con i vostri amici, perché il problema è questo: quando in Arabian Nights uno non gioca, legge, sì, ok? Bene o male qualcosa succede. E qui proprio vi mettete che per qualsiasi motivo il turno vi è andato male, avete rollato un 1 di troppo, siete finiti contro la cometa, non avete combinato una mazza, giocate, esatto, giocate 15 secondi, 25 riparo, secondi, finito il turno. Riparo, finito il turno, ora che tocca a voi, gli altri fanno cose incredibili, vanno a destra, a sinistra, a un certo punto dopo un'ora e mezza di gioco chiaramente non capite più niente di quello che stanno facendo gli altri, non sapete più, nemmeno vi interessa quanti punti stanno facendo, volete solo che torni il vostro turno per fare altre figate, per continuare a godervi la storia, vi abbattono, non vi interessa, ormai la partita è andata avanti, e c'è questo senso di, come dire, si sfilaccia l'esperienza in modo che aspettate solo che arrivi il vostro turno. Purtroppo questa è il prezzo da pagare per tutto quello che vi è stato fino adesso raccontato, cioè è inevitabile che sia così, perché obiettivamente se fosse più gioco non sarebbe così avventura. Certo. Visto che è così tanto avventura, vi beccate i momenti morti, mm-hmm, e che possono essere tantissimi, meno, non lo so, più siete, meno questa cosa è controllabile, meno sto mostro vi sfugge di mano e vi fa fare delle serate dove, a fronte di 3-4 turni iper fighi dove vi siete divertiti tantissimo, avete qualche turno veramente fonfissimo. Il problema è che se giocate in solo, no problem, certo, e via un'altra rollata di dadi, e via un'altra avventura, e via un'altra quest. Quando giocate in tanta gente, a me è capitato più volte, tiro fonfo, per quanto io voglia essere smargiasso, rischiare, bla bla bla, entro a fosso, 1-1, prendo, faccio la quest. Hai un déjà vu, Mac? Passa. Sì. No, ma in realtà... Comincia Ale. Allora, vendo, uso... Poi, ovviamente, l'espansione, cioè, proprio alimenta questa cosa in un modo, secondo me, devastante, perché, cioè, vi dà mille robe, succedono e si muove la cometa, e Banda entra dentro il coso che lo risucchia e fa 800 tiri di dado, e voi, ti prego, Banda, esci, basta, non posso più. Cioè... E lui, Banda, è mega preso perché la sua partita dipende da quello, sta rischiando la ma vita. Voi sostanzialmente non ve ne c'ava una sega, cioè siete lì che dai, Banda, esci, tira questo 5, diciamo, un cuorio, esci. Diciamo che se riuscite a godere anche delle epiche imprese degli altri giocatori e tessere facile una sorta di storia comune, sì, no, io dico vero, però sì, sì, onestamente dopo un tot, cioè, io devo dire, è stata una delle poche volte dove mi è piaciuto essere fumatore, perché a un certo punto ogni tanto uscivo a farmi la cicca. No, tocca a me. Aspetta, Banda mi aveva già parlato esaustivamente del gioco in solo. Io in due, secondo me,
ho percepito a tratti quello che dici tu, Jack. Infatti, a mio modestissimo avviso, e con praticamente pochissime partite sulle spalle, posso solo dire due è il massimo che io personalmente riuscirei a tollerare in un titolo simile. È chiaramente un titolo che in solo regala grandissime emozioni. Sì. Questo è subito appena lo metti sul tavolo e fai i primi turni, capisci che qua volendo ti ci perdi per mesi e mesi di gioco. Tutta una cosa tutta diversa dall'altra, ogni avventura no, ecco, diversa. Ragazzi, io ho fatto 12 partite con diversi player count, ma la maggior parte, insomma, da solo. Non ho mai fatto una partita fonfa o in cui ho fatto cose fatte in precedenza, perché la variabilità di missioni, titoli, eventi e la disposizione delle tile crea di per sé delle configurazioni di storie allucinanti, che sono milioni di storie, cioè le possibilità che vi si offrono sono, non dico infinite perché non sono infinite, però sono tantissime. Numerose. Cioè, quando smetterete di giocare a XIA, semplicemente non avrete che esplorato che metà di tutto quello che vi può offrire. Per cui sono d'accordo in buona parte con Jack. Io vi consiglio di giocarlo in solo, in due, al massimo in tre se siete un gruppo di tre persone molto affiatate, ma in più di tre io non ve lo consiglio, perché se la prima volta che lo giocate lo tirate fuori per quattro persone e vi rompete i coglioni, poi vi guastate l'esperienza, perché il precedente che si è creato in realtà non rende giustizia a questo gioco, che secondo me è una bomba atomica. Ragazzi, comunque vi dico, anche nei turni più fonfi e nei momenti di frustrazione che il gioco, vabbè, ovviamente abbiamo detto a causa del dado, ci sono, e comunque non potete fare a meno di ammirare un po' quello che sta succedendo all'interno della plancia, questo è indubbio. E questo è tutto, ragazzi, per XIA. Com'è il sottotitolo completo? XIA Legends of the Drift System. Gioco base. Mentre Embers of a Forsaken Stars, la Forsaken Stars sarebbe la stella di Mir, è l'espansione. Grazie. Senza la quale io onestamente non giocherei mai a questo gioco. Ok, ragazzi, era una dicitura ben troppo lunga per ricordarsi la memoria. E quindi ringrazio Banda, ringrazio tutti per questo intervento corale, è stato molto molto sentito, anche perché XIA è stato uno dei giochi che veramente ci ha catturati nell'ultimo periodo. Adesso invece è il momento di Ale per parlare di un libro game, lo facciamo, lo sapete, occasionalmente. Questo libro è di Librarsi e fa parte della collana Fantasy Games, e in particolare Hellas Heroes. E le avventure delle dei ladri di Francesco Di Lazzaro e Mauro Longo, le fatiche di Autolico, esatto, di cui ci parla Ale questa settimana. Allora, ragazzi, Librarsi negli ultimi tempi sta riportando, se volete, sulla bocca di tutti quelli che sono i romanzi che un po' hanno accompagnato la gioventù di noi nati negli anni 80, 70, 80, 90, cioè i libri game. Con questa collana che è appunto... Anche perché uno non sa leggere, è nato dopo Ale, cioè ragazzi, siamo a 8, 7 anni, cioè... Scherzo, scusa. 70, 80, 90, 2000, 2010. Qui si fa della facile ironia. Sì, è vero, okay. Collana Fantasy Games che attualmente conta tre serie. La prima che è Terre Leggendarie, la seconda è Bloodsword, di cui abbiamo già parlato in un episodio precedente, e questa appunto che è la Heroes. Faccio una piccola premessa. Una delle collane fantasy più famose degli anni 80 qui in Italia è stata Grecia Antica. Grecia Antica ha rappresentato a tutti i livelli, sarà per... la tipologia di storia, sarà per la narrazione che era già più adulta rispetto ai libri che sono usciti più o meno nello stesso periodo, ha di fatto rappresentato una delle collane più amate a livello italiano, che vedeva protagonista Alteo, che era il fratello di Teseo, in una mitologia che era un po' modificata rispetto a quelle tradizionali, in cui Teseo moriva nel labirinto del Minotauro e Alteo andava di fatto a cercare di coprire quello che lui doveva fare, esatto, la mancanza di doveva Teseo, essere lui, sì, l'eroe. In questa nuova collana, questo è il primo libro, noi interpretiamo Autolico, che, per chi conosce un po' la mitologia greca, è figlio di Hermes e lo zio di Ulisse. Ok, quindi parliamo non di uno scappato di casa, esatto, tra l'altro fratello di Penelope. Tra Penelope l'altro Pitstop, è l'istruttore di lotta di Eracle. Quindi, no, uno fun fact, esatto.
Allora, cosa succede? Autolico di base è uno scavezzacollo. Si è autodichiarato il re dei ladri. Scusa, l'istruttore di lotta di Eracle. Sì. Cioè lui va da Eracle e gli fa: dai, tirami un pugno, tirami un pugno. No, Chirone ha scelto lui per insegnargli la lotta. Guarda, mi faceva ridere essere l'istruttore di lotta di Eracle. Comunque, Autolico di fatto è uno scavezzacollo, è uno senza arte né parte, deve rubare la gente, fare tutto tranne che quella che è definita la cosa giusta. Sarà perché è un po' in lite con il fratello Filammone, che invece è artista, tutto quanto, il preferito della famiglia. Scusate, e questo è il protagonista di tutta la collana? È il protagonista Ella Searles, di tutta la collana di Ella Searles. Ok. Allora, di fatto cosa succede? All'inizio del libro voi state sonnecchiando e ad un certo punto fate una cosa che fa irritare la dea Atena. Ok? Ai ai ai. Se avete visto i Cavalieri dello Zodiaco, sapete. Mi tirate una freccia sul cuore? Non lo so, non lo so, non te lo posso dire, più okay. Che altro. Ah, perché è già spoiler? No, allora fate una cosa che fa irritare la dea Atena. Se avete visto i Cavalieri dello Zodiaco, sapete che la dea Atena non va fatta irritare. Certo. E per cercare di ritrovare, insomma, il benvolere degli dei, vostro padre Hermes viene lì e vi dice: ascolta, mi sono messo d'accordo con la dea. Ti perdonerà se tu fai queste fatiche per lei. Tratti con tuo padre, alla fine ti accordi per fare 7 fatiche. Beh, onesto, okay. Rispetto alle 12, sono 7. 12 erano sta, troppe, vi mettete lì, no, massimo 4. Ci sta, e ti mandano sull'isola della regina 7. Nera. Bene. Allora, di fatto voi all'interno di questo libro viaggiate per tutto il territorio della Grecia, arriverete al palazzo di Augia a recuperare le mandrie, andrete nel palazzo di Cecrope a combattere, andrete nell'Ade a fare una cosa che non vi posso dire. Insomma, storia da antica Grecia, e lo fate ovviamente cercando di interpretare nel migliore dei modi Autolico. Autolico è sì uno stronzo, però è una persona anche molto astuta, è uno che ci mette sempre la testa e cerca sempre di trovare il modo più intelligente per fare le cose. Infatti, le due caratteristiche principali che vi accompagneranno durante tutta la lettura sono astuzia e stoltezza. Se voi fate la cosa che Autolico farebbe, aumentate la vostra astuzia. Se fate qualche stupidaggine, invece, che una persona dotata di senno non farebbe mai, aumentate la stoltezza. E questi due valori avranno ripercussioni anche molto serie su alcuni dei bivi che voi vi troverete essenzialmente ad affrontare mentre leggete. Ma la domanda è: tu puoi controllare come giocare, oppure sì, vai a seconda dell'istinto tuo? Allora, ci sono un sacco di enigmi, quindi la parte bello. Quella di decisione è spesso sottoposta a quantomeno un enigma di partenza, a un ad alcuni avvenimenti, ad alcuni piccoli indizi che ci sono nel testo. Poi c'è tutto il discorso del metagioco. Sarà che in questi ultimi anni, in questi ultimi libri che stanno uscendo, la presenza del rapporto scrittore-lettore sia un po' amplificata. Anche in questo titolo il metagioco diventa ancora più importante. Cosa succede? Alcuni dei paragrafi avranno il numero scritto in italico, quindi con il carattere corsivo. Se lo notate, voi potete andare a leggere il paragrafo 20 numeri più avanti rispetto a quello che state leggendo, e questo praticamente porterà Autolico a notare qualcosa che, bello. Che normalmente non avrebbe notato nelle condizioni normali. Però quindi lo fai in automatico, se lo sì, vedi? Sì, devi essere tu. Allora, non è una cosa in realtà che, a cui tu badi tanto, perché tu quando cerchi un numero, ok, trovato, ti metti a leggere. E sembra banale, sembra facile, in realtà non è così. A ma volte così non te semplice, ne accorgi. Sì. Se te ne accorgi lo puoi fare, e se lo fai devi pagarne le conseguenze sia nel bene che nel male. Certo. In più c'è un'altra cosa. Autolico è un Don Giovanni e diciamo che si è intrattenuto più e più volte con le varie ninfe, ok? Ogni ninfa ha caratteristiche peculiari, abilità e via dicendo. Vi troverete a volte, durante le vostre fatiche, ad aver bisogno di aiuto, perché da soli non siete in grado di affrontare la prova al quale la dea Atena vi ha sottoposto, e potete chiamare l'aiuto di una delle ninfe, ma dovete sceglierla accuratamente in base ai loro talenti. Sì. Se chiamate la ninfa sbagliata, o non vi aiuterà, o peggio, complicherà e di molto. Tipo l'aiuto da casa. L'aiuto da casa. Sì, della confusione. Tipo, non riesco a fare più di 300 Guns N' Clever, chiamo Mac, cosa succede? Che perdi un amico. Ti blocca, ecco. Ti mette in uno spam. Le cose migliori del titolo, senza andare a spoilerarne il contenuto, sono che la scrittura è strepitosa, cioè si vede proprio una crescita
a livello narrativo rispetto agli scritti degli anni 70-80 impareggiabile. Sì. Ci sono alcuni momenti in cui proprio vivete un contesto che è quasi da comics, anche perché spesso è coadiuvato dalle illustrazioni che troverete all'interno della copia. Ma soprattutto anche la meccanica di base, nei libri game, ogni libro game, ogni collana ha la sua meccanica, che voi certo. prendiate Lupo Solitario, certo, voi prendiate certo. Guerrieri della Strada o Le Fatiche di Autolico, vi troverete a combattere in modi diversi. Qui ad esempio hanno ripreso lo stile che c'era in Grecia Antica, quindi tiro di due dadi e condizione del personaggio, che potrà diventare stremato. Se diventa stremato, il combattimento diventa sempre più difficoltoso, tirate un dado in meno, di conseguenza riuscire ad infliggere un colpo diventa praticamente impossibile e la morte è, diciamo, dietro l'angolo, certo. a meno che non possiate chiedere l'aiuto di qualcuno, il vostro padre, delle ninfe, non lo so. Comunque, ecco. Poi posso dire, Ale, noi siamo qua che ci sfogliamo il libro mentre tu parli, però questo qua è proprio un big book, cioè questo è un libro, grande. Cioè non è il classico pamphlet, sono libro 6, game 600 paragrafi, infatti. Cioè questo è proprio un libro ciccione, ragazzi. La cosa più bella è il viaggio. Voi vi troverete a viaggiare per la Grecia, dovete scegliere se affrontare la tratta via terra o via mare. In base a come la affrontate vi troverete a subire degli eventi diversificati. Io, un, ad po' esempio, come in sia. Un po' come in sia. Io sono finito su un'isola, ad esempio, un'isola abbandonata, ho distrutto la mia nave e ho dovuto un po' arrabattarmi sì. per riuscire ad arrivare a destinazione. Anche le scelte che fate prima di entrare all'inferno, c'è tutta quanto uno studio e dei richiami alla mitologia classica che, devo ammettere, sono fatti in modo pregevole. E soprattutto il finale è strepitoso. Non vi dico niente, no, però spoiler, non vedo spoiler. L'ora che esca il secondo quindi libro della collana. Finisce con un cliffhanger. Sì e no, però non posso entrare più in dettaglio. Ragazzi, se vi ho quantomeno un po' incuriosito, il prezzo lo vale. Siamo intorno ai 14 euro, se non vado a 14,90 euro. E per me, ragazzi, beh, li vale tutti. Io devo dire che Ale, sono contento di questa, che ti sia piaciuto, che lo trovi così valido, anche e soprattutto perché Mauro Longo, con cui abbiamo già avuto modo di parlare qualche volta, è ben piantato dentro la nuova edizione di Lex Arcana che sta uscendo, sì. uscirà nei prossimi mesi, e oltre ad essere un bravo romanziere, è un grande appassionato di storia antica, quindi il fatto che questo libro ti abbia trasmesso, questo libro che ti abbia trasmesso proprio il feeling bellissimo. Giusto, mi fa molto ben sperare per questo nuovo GDR. Sono già alla seconda lettura perché ho scelto un percorso. Infatti sto aspettando che tu lo finisca così poi me lo passi, che sono molto curioso. Sappiamo provare. Qualcosa delle uscite future? Allora, purtroppo no. È uscito il secondo volume di Terre Leggendarie, ancora un paio di mesi che fa. Che però non c'entra niente con... Non c'entra con questo, no. Fa parte comunque della collana Fantasy Game. Il secondo libro di Autolico, sinceramente non lo so. Può essere probabilmente verso Lucca che esca anche insieme con il secondo libro di Bloodsword. Di Terre Leggendarie stiamo aspettando che esca qualche libro in più perché è la famosa serie di libro game che si dipana da un libro all'altro, e si permette di fare una sandbox sì. fantasy molto interessante come esperimento, però appunto aspettiamo di avere qualcosa in veramente più. Veramente ragazzi, questa è una puntata piena di storie e di avventure. Sì, per fortuna c'era Michele Garretti. In perfetto stile di BC. Esatto. Ma qual è l'avventura più bella, Jack? L'avventura più bella qual è la più bella del mese? Ogni mese lanciarci nei top 50 della serie del sito bgg.com dei giochi più giocati al mondo secondo la community appunto di BGG. Ragazzi, questo mese prendiamo in esame gennaio 2019, che è uscito una decina di giorni fa, l'abbiamo un po' consultata, ci siamo fermati a come dire, piangere gli usciti da questa classifica e i grandi esclusi, e ci siamo fermati un po' a celebrare le new entry o le re-entry, come spesso accade. Tantissimi giochi, soprattutto quelli più famosi e popolari, tendono anche a uscire ma poi a rientrare a seconda dei periodi dell'anno. Cos'è successo questo mese, Jack? Questo mese sono successe diverse cose interessanti, ma è che ci sono bellissime nuove entrate. Molto bene. Ovviamente per chi di voi fosse nuovo, lo diciamo subito, questa non è la classifica dei giochi più giocati al mondo, ma è la classifica dei giochi più giocati al mondo per la community di BGG, quindi una community che si occupa più che altro di giochi da tavolo, ovviamente di nicchia, quindi non vedrete Cluedo ovviamente o Monopoli Harry Potter o Monopoli eccetera. Ci sono tutti i giochi che piacciono sostanzialmente a noi e che è, diciamo, quello che il grosso di cui noi ci occupiamo. O il puzzle della Ravensburger.
No, non credo, non credo non siano neanche ascrivibili come giochi da tavolo. Non sono tecnicamente giochi da tavolo. Non credo, io ci gioco sul tavolo. Beh, ma non ci giochi, Ale, li componi. E a proposito di composizioni, caro Mac, è il momento naturalmente di ringraziare il mitico Paolo Pampaloni e contestualmente anche Max Collini degli Flaga Disco Pax, che si sono offerti per fare da sigla. Confezionarci un bel regalo. Questa intro, ragazzi, questo... un piazzecore proprio. E adesso la top 50 del Board Game Geek del Dunwich Buyers Club. Ok, l'intro purtroppo deve lasciare spazio alla musica triste, perché adesso andiamo a elencare chi invece è uscito dalla classifica di gennaio 2019. Se ne vanno Magic Maze, se ne va Sushi Go, se ne va Catan. Tanto rientreranno tutti il mese prossimo. Catan, ragazzi, se ne va Ticket to Ride Europe. No, pensate. Strega! Ha finito di giocarci a Natale, ragazzi. Quello è vero. Se ne va Sushi Go Party, che vabbè, ovviamente... Vabbè, insomma, sul tema. Sempre, non c'è qualche big... Te lo dico adesso. Sai chi non è uscito, Mac? Sì che lo sai, dalla tua espressione lo vedo. Esatto. Non ne parliamo dopo. Qualche gioco di merda è uscito, dadi, credo. È uscito Dixit, che ovviamente per le feste di Natale aveva fatto il botto. È uscito anche Fireball Island, purtroppo, vabbè, diciamo che la gente si è sfondata di partite a Natale. La notizia di oggi, ragazzi, lo pubblica Asmodee. Per in italiano, notizia di oggi in italiano, ottimo. Esce Fireball Island per conto di Asmodee. Anche perché oggi sappiamo, ragazzi, benissimo, questo gioco è un gioco di avventura e esplorazione, anche qui è molto molto aleatorio, quasi un party game, però ovviamente c'erano le scritte sulle carte, ovviamente l'edizione italiana ha un suo senso. Notizia di oggi quando registriamo. Sì, esatto, oggi è lunedì, ragazzi, ve lo dico, quindi spoiler, voi ascoltate di giovedì. Ottimo, ragazzi, allora io partirei invece dopo questo momento triste con purtroppo nessuna uscita veramente, veramente rilevante a parte Fireball Island. Ragazzi, partiamo dal 40. Allora, come sempre, ci fermiamo sulle new entry e sulle cose più importanti da dire. Allora, 49esimo posto, c'è cioè la prima new entry, parliamo di Space Base. Siamo in pieno Bandaland, secondo me, perché è un gioco di carte dove ti fai il tuo motorino, ci sono i classici mercatini dove potete, come dire, aumentare la prestazione della vostra flotta di navi spaziali. Scusami, da dopo che siamo ormai tutti i giochi che sono fantascienza, sì. Posso dire non che questo gioco della Gen Con era uscito come uno dei più caldi in assoluto, e tra l'altro era uno di quelli, un Dark Horse. Sì. E solo che poi in realtà è scomparso tanto velocemente quanto è apparso. Quindi forse ti dico, non è così figo. Mac ne aveva anche parlato. Mac, durante uno dei suoi interventi qualche mese fa, allora, ha parlato di Space Base. E non se ne ricorda. Sì, no, ve lo dico, sì. No, ve lo dico, ne ha parlato perché era già entrato, adesso poi è uscito e poi adesso è rientrato. Allora, adesso ho capito. Diciamo qual è che adesso. Space Base, comunque, ragazzi, è un classico gioco dove acquistate carte per migliorare le prestazioni del vostro motore di gioco. Molto semplice, già tutto rivisto. Se frequentate banda di queste robe qua, ve le spala, vi sbussa a casa e ve le butta dentro. Abbiamo piene le tasche. Quindi, ragazzi, questa roba. Per carità, se vi piace il genere, avanti tutta, altrimenti magari aspettate l'italiano per vederlo più da vicino. Al 48esimo posto abbiamo un'interessantissima novità invece per il genere puro 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 party game, che si chiama Just One. Ragazzi, io vi dirò una cosa, ho approfittato del... siccome costa pochissimo sto gioco, ho approfittato del cashback di Satispay e l'ho comprato, me lo sono comprato, perché ho detto, la prossima volta che c'è una serata numerosa, me lo testo. Cosa facciamo in questo Just One, Jack? Devi indovinare una parola utilizzando gli indizi degli altri giocatori, però so che gli indizi uguali vengono scartati. Esatto, quindi bisogna pensare, è il classico gioco dove devi pensare... chiaro, ma non troppo. Mm-hmm. Alla Dixit. L'ha pubblicato Asmodee Italia. Tra l'altro, ogni volta che c'è un party game un po' adulto che pubblica Asmodee Italia, dopo Decrypto, io tengo le. Non è per fare altre pubblicità, ragazzi, no, perché non ne hanno assolutamente bisogno. Però di solito, se c'è un party game Asmodee, state attenti perché il gioco tra l'altro potrebbe valere. A proposito di Decrypto, lasciatemi salutare Yalmar, che è venuto a trovarci alla Loggia del Crepuscolo proprio domenica. Esatto, foto su Instagram, andate a vedervela. Sabato. E abbiamo potuto fare due partite di Decrypto con lui e i suoi amici. Tra l'altro, nella prima eravamo in squadra io, la Berta e Yalmar, ci siamo divertiti come dei suoi ragazzi, da... Decrypto... Anche perché Decrypto è fighissimo. No, ma ragazzi, la roba bella è che Yalmar ha dovuto spiegare questo gioco ai suoi amici.
e gli ha detto, sì. Ecco, gli fa, sapete ragazzi perché questo gioco secondo me non supererà mai Nomi in Codice? Perché come cazzo lo spiega la gente? È vero. Lo so. È però... quello che dice sempre che Jack. Sì. Ragazzi, The Crypt è 50esimo comunque. Sì. By the way. Giustamente. 46esimo posto, un'altra new entry. Ovviamente ragazzi, le posizioni sostanzialmente dalla 50 alla 20 sono quelle sempre molto quelle. Più liquide, molto più dinamiche. Poi scusami, sì. La parte alta della classifica è un po' cristallizzata, come chi ci segue sa benissimo. A 46esimo posto dicevamo Brass Birmingham, che è... È il fratello di Brass Lancashire, che modifica leggermente il regolamento. Ne abbiamo già discusso ormai milioni di volte, perché questo gioco è sempre qua. Inserisce la birra come valuta di gioco. Vorrei far notare ai miei compagni che Ale si sta facendo crescere una barba in perfetto stile Brass, proprio. Sì, manca di favore giocare. No, ragazzi, Brass Birmingham sta facendo nella top 100 assoluta di BGG al fratello Lancashire esattamente quello che Gaia Project ha fatto a Terra Mistica, lo ha già scavalcato, okay. E è rientrato, era uscito, adesso ripeto è rientrato, è la quarta new entry più alta di questo perché mese. È un po' duro da giocare a Natale, ecco quello, tra l'altro anche l'altro però ha tenuto botta anche a Natale, sì. Al 43esimo posto il protagonista dell'intervento di banda di settimana prossima, cioè Arboretum. Spoiler. Questo è un puro gioco di carte, sì. Che di cui parleremo appunto settimana prossima, quindi non vado a spoilerare, però è la riedizione di un gioco di qualche anno fa, ovviamente adesso la Restoration Games, la Renegade Game Studio, scusami, non mi ricordo quale delle due, perché era un logo simile, ecco. E ha fatto veramente un eccellente lavoro dal punto di vista materico e grafico, ma comunque ve ne parlo nel dettaglio la settimana prossima. Piantine colorate. 42esimo posto per, salutiamo Hjalmar Ack, facciamo sta marchetta, 42esimo Railroad Inc. Blue Edition, bravo Hjalmar che sei entrato, grande, che sei idolo tu sempre in questa top 50. 40esimo posto ragazzi, Cryptid, l'abbiamo incensato ormai in tutti i modi, l'abbiamo anche incensato e l'abbiamo anche incendiato a forza di partite. Per banda è la Renegade, che tra l'altro dire ha in corso un Kickstarter in questo periodo, che è Terror Below, abbiamo accennato, che l'avranno fondato in due minuti, sì ragazzi, bellissimo, sembra veramente figo, sono stato lì con la carta di credito per beccarlo, ma sapete benissimo cosa ha preso il suo posto. No, hai avuto pietà degli altri N.000 giocatori che l'hanno ordinato e gli hai evitato 6 mesi di ritardo nella consegna del Kickstarter. Sì, perché naturalmente io porto molta sfortuna. Grazie alla tua course. Sì, tra l'altro ragazzi, settimana prossima vi parlo brevemente di un libretto che ho beccato su Kickstarter, doveva arrivare a ottobre, è arrivato il 22 di febbraio. Not bad. 39esimo posto invece per una nuova una re-entry, cioè un gioco che è rientrato in classifica, stiamo parlando di Root. Eccolo lì. Ok, vabbè, concedo la sconfitta. Quando parte il starter della nuova espansione? Il 14 di marzo, il 15 di marzo ci sono i corvi e le talpe. Eccolo lì. La becco sicura, così vi arriva, così ci gioco nel 2021 per fortuna. Comunque vabbè ragazzi, Root è, ovviamente lo sappiamo tutti, è stato uno dei Kickstarter più di successo dell'anno scorso. Arriverà in italiano con MS Edizioni ad aprile in teoria, ma non so se faranno in tempo per Modena. Secondo me no, arriverà a maggio. Comunque che io ne pensi, Root va provato, perché veramente ragazzi è un'esperienza abbastanza unica. E poi vabbè, poi ci dite anche voi quello che ne pensate. Io sono molto contento che... tra l'altro tra i finalisti anche del Goblin Magnifico. Sì, sì, ragazzi, sono molto contento che arrivi in italiano, però perché secondo me comunque il titolo ha una sua importanza nel panorama dei giochi da tavolo, soprattutto se vi piacciono i giochi di guerra su mappa. Asimmetrici. E molto asimmetrici, perché va provato assolutamente. Quello è in dubbio. 34esimo posto, cito Gizmos, perché sembrava un gioco destinato a una breve apparizione in questa classifica e una rapida uscita, invece ragazzi è da Essen che questo gioco non molla un centimetro. È un classico popcorn German, quindi questi German molto simpatici, molto veloci, di cui potete fare 3-4 partite in una sera. È un bello. È un Century divertente, sì, probabilmente. Sì, bello, intendo... vi fate il vostro motorino, anche qui è un approccio sicuramente ideale se volete iniziare qualcuno al concetto di costruzione di un motore di gioco performante, per poi passare a giochi magari più complicati, tipo, non so, Lancashire, per esempio. Buon entry level. Terra Mistica. Terra Mistica, sì, però diciamo che qui, ragazzi, comunque... Un CO2 di Lacerna. I popcorn sono ideali per chi inizia a giocare e vuole un'esperienza molto, molto tattica, molto precisa, poco vittima del caso, ma che comunque premi un'idea strategica molto precisa, e da questo punto di vista Gizmos evidentemente funziona. Al 30esimo posto abbiamo una...
enorme ripresa, lo cito, di Arkham Horror The Card Game. E qui chiedo, ragazzi, è uscito qualcosa? Sta uscendo una nuova espansione. Hanno fatto... In italiano uscirà con Asmodia ad aprile. Sì, quindi... ma credo che non sia per questo, secondo me è per le stupende edizioni dell'Axe che hanno fatto dei cicli già usciti, che sono ritorno alla notte, alla notte dello Zelot, ritorno a Dunwich, all'orrore di Dunwich, hanno fatto queste confezioni stupende, tipo proprio case file degli anni 20. Sono robe di un lusso sfrenato e probabilmente è stato quello. Guarda, posso agganciarmi? Certo. Mi aggancio. Lusso sfrenato è anche l'edizione deluxe di Gugong che Ale ha unboxato per i nostri Patreon. Sì. Ale ha questa piccola rubrichetta che fa per appunto i Patreon di unboxing di giochi molto fighi che gli arrivano con rate o più o meno regolare. E Gugong è uno di questi. Tuttavia Gugong, e si parlava appunto di giochi tedeschi molto strategici, molto, molto stretti, è il 28° posto, tiene benissimo questa classifica. Dopo l'uscita Essen è rimasto sempre qui. Beh, ed è uno dei tedeschi più... Ha il vantaggio di essere abbastanza breve. Esatto, come diciamo sempre, effettivamente ha questa cosa... E tra l'altro la Brewer Games proprio in quest'ultimo mese e mezzo ha dato la possibilità, siccome c'erano dei piccoli errori di produzione nell'edizione sia normale che quella deluxe, di ordinare le carte e la tile modificata direttamente sul loro sito. Ma infatti a pagamento o gratis? Pagavi soltanto le spese di spedizione. Ah, beh, dai. Quindi con 2 euro me la sono capita. $32. Edizione italiana. Esatto. Sappiamo qualcosa di un'edizione italiana? Allora, il gioco è totalmente indipendente dalla lingua e chi ha l'edizione Kickstarter ha già il regolamento tradotto in italiano nella scatola. Quindi di fatto non ha bisogno di un'edizione italiana. Perfetto. Se poi qualche editore vorrà portarlo, sicuramente è un gioco che ha un fascino notevole. Quindi dopo un po' di partite di Gizmos vai con Gugong. Al 23° posto, Banda, per favore spiega, cioè, perché ormai mi sono affezionato a te che lo pronunci. Cosa abbiamo al 23° posto? Guns Shown Clever. No. Ciapali. L'altro. Doppel So Clever. Nemmeno l'altro. Basta. The Quacks. Basta. Quacks, dai, die Quacksalber von Quedlinburg. Ormai, ragazzi, la gioia Valdemarca. Ciao, mio questo, tedesco. Banda sta preparando, come potete tranquillamente sentire da questo intervento, sta preparando una tesi di filologia tedesca. Tra poco presenterà all'Università di Francoforte le sue ricerche. Banda sta preparando lo sbarramento in Normandia contro gli American. Sta urlando robe tedesche. Esatto, ormai gira con la maglietta di Philip Lahm. E devo dire che, ragazzi, questo gioco qua continua a stupire, continua a crescere. Ovviamente è stato uno dei nominati per lo Spiel des Jahre. Tiene botta, edizione italiana ancora non si sa, non credo, perché questa ditta, come cacchio si chiama, la Smith, c'è una Smith ditta... Spiele? Sentite la precisione di questo mio intervento. Diciamo che la casa editrice, la Schmidt, non so, Spiele, credo, sì. Questa casa tedesca di cui non mi ricordo il nome, non fa un cavolo in italiano, quindi... No, ma lei se non erro, è una casa tedesca che per filosofia... Se ne frega delle localizzazioni. È la Schmidt Spiele. Esatto. E io, ecco, per ripicca a questa specie di autarchia, io non voglio ricordare il nome di questi qua. Mi sembra giusto. Loro se ne fregano, fanno le robe per il mercato tedesco, gli altri paesi si inculino. Tanto, solo coi tedeschi sono 23esimi. Infatti non so come tu abbia trovato in Francia tre futè. Perché qualche francese probabilmente è andato lì e gli ha minacciato di frode, avrà stampato delle copie. Sai che manca solo l'italiano, perché è stata portata in ungherese, in polacco, in spagnolo. Ma ragazzi, perché ha vinto il Kenner Spiel des Jahre, ma generalmente la Schmidt Spiele non è una casa che come si può dire, rinomata per il fatto che fa solo robe per il mercato duri e puri. Ragazzi, al 22° posto salutiamo velocemente Spirit Island, gioco dell'anno del DBC. Una boccata d'aria fresca in mezzo a tanta poltiglia. Banda al 14° posto te lo faccio dire, perché prima l'hai detto a vuoto. Basta. Dai. Gioco di merda! Guns Shown Mac. Si può tenere. Guns Shown Mac è 14esimo, ci si gioca ancora un casino, c'è un piacere enigmistico senza fine nel giocare a Guns Shown Clever. Si chiama masochismo in termini. Perché stai puntando il 12° posto? Perché ha vinto la Sdorjack, quindi sarebbe da citare.
Ma scusa, ma la Sdor non la... Ah, perché erano due categorie. Sì. L'esperto l'ha vinto Detective, mentre il gioco dell'anno vero e proprio l'ha vinto The Mind. The Mind. Che cos'è la Sdor, ragazzi? È sostanzialmente l'Oscar del gioco da tavolo francese. Noi abbiamo il nostro che viene assegnato a Lucca, i tedeschi hanno lo Spiel des Jahres a luglio-agosto, i francesi fanno in febbraio e lo fanno a Cannes, ovviamente, prestigioso. Ma in un posto insomma, iper figo, semplicemente. Sì, ma i francesi sono, cioè, sai com'è. Il palazzo dei festival l'elite francesi. Allora, io devo dire, quindi saluto The Mind, che oltre a essere stato candidato per lo Spiel des Jahres dell'anno scorso, ha vinto questo Asdor. Sì. Ripetiamo, poi quello tecnico, quello per esperti l'ha vinto Detective, che concorreva tra l'altro con Keyforge. Esatto, pensate un po'. Tra l'altro mi fa venire fame perché penso a Cardor. Un po' sì. Allora ragazzi, quindi salutiamo The Mind, il classico gioco non gioco più sorprendente dell'anno scorso, e andiamo con la top 10. Ragazzi, al decimo posto abbiamo King Domino, conosciamo tutti. Tiene sempre botta. Splendor al nono posto. Ottavo posto, i soliti noti. Ottavo posto, Keyforge. Un po' giù, un po' giù. È scivolato però leggermente. No, comunque top 10 si sta assestando. Non era solo hype, perché ormai sono passati 4 mesi abbondanti, il gioco continua a venire giocato. La torneistica come sta, mamma banda? Mia, ragazzi, sono cominciati i tornei chain bound, quindi quei vincoli e tutto sta andando a... Possiamo dire che chi viene a Granda Games può sfidarti a Keyforge? Sì, certo, anzi, e non solo, lì mi sfiderà anche a un altro gioco che è lì più avanti, che si chiama Wingspan, che è al settimo posto. Wingspan, ragazzi, è un gioco hypato a manetta. Cioè, iPad, ragazzi, che ha avuto una grossa spinta, di hype da parte del pubblico dei giochi da tavolo, e adesso sta venendo giocato a randella. Sì, guardate che Genos lo fa uscire in italiano. A Modena lo trovate. A Modena, importantissima qui invece l'edizione italiana per goderne appieno, quindi provatelo. E ragazzi, lo portiamo a Granda Games. Sì. Quindi solo se fate i bravi, però. In inglese. La mitica copia zero che ci ha prestato Will. Esatto, ragazzi, in inglese ce l'ha prestata proprio Genos. Quindi grazie mille Genos, noi la portiamo a Granda Games. Mi raccomando ragazzi, il gioco è molto dipendente dalla lingua, quindi venite al tavolo se avete voglia di provarlo e avete un minimo di base. No, tra l'altro potrebbe non essere l'unica copia zero a Granda Games. Ce n'è un'altra gigantesca, ma questo non è... Qui dovete venire, Sorpresa. Al sesto posto Sagrada, al quinto posto il German più alto di tutti, il secondo German, perché uno ormai è assurdo, a Super Saiyan. Questo è ancora nel mondo degli umani, c'è Architetti del Regno Occidentale, anche in Italia apprezzatissimo da Lucca, da quando è uscito. Greta mi sta distruggendo, le ultime tre partite le ha vinte tutte lei. Hai spammato una serie di foto in chat di te che giochi ad Architetti, all'impressionante. E ancora non ce l'hai fatto provare, soprattutto. Vabbè, stavo valutando se parlarne settimana prossima, però prima fa sempre in ballo. Se no, ne parli e noi annuiamo come i Muppet. Al quarto posto abbiamo Shite, naturalmente, ragazzi, campione del mondo, adesso, Coppa del Mondo di Bucci. Ragazzi, appunto, tutti stanno finendo Fenris, per cui esatto, mancano due scenari su qualche aspetto per poi farsi l'intervento. E ragazzi, chiudiamo con la mitica triplette. L'Hydra a tre teste, Gloomhaven, Terraforming Mars. Azul, il mitico Cerbero dei giochi da tavolo, si è ripristinato dopo una breve... A causa del Natale la gente ha detto beh dai, lascio giù un attimo queste fastidiose famiglie che si riuniscono e ci impediscono di fare giochi a campagna come Gloomhaven. È terribile. Comunque ragazzi, Azul, Terraforming Mars, e soprattutto Azul e Terraforming Mars vantano dei numeri che sono totalmente... Ci sono delle mafie che sotterranee che spingono qua e là, non lo sappiamo, ci interessa relativamente. A noi piace questa classifica perché ci fa capire quello che succede nel mondo dei giochi, i giochi che entrano nella coscienza collettiva e nelle collezioni di tantissimi di noi. Quindi al di là del primo, del secondo, eccetera eccetera, il gioco è bello per le tendenze che mette in mostra in maniera, secondo noi, mirabile ogni mese. Da 2-3 mesi c'è l'app di Terraforming Mars che viene venduta, che costa come una Jaguar, però è chiaro che la gente, dopo che ci ha fatto una partita, va a registrare la partita su PC, è una cosa che ovviamente è pompa, tra l'altro la roba pazzesca che dia su non c'è l'app e ragazzi, io comunque rimango continuamente basito che un gioco come Gloomhaven sia
qui, sì, al terzo posto. Beh, ragazzi, Gloomhaven è semplicemente... cioè, 5 anni fa non sarebbe successo mai nella vita. Gloomhaven è semplicemente il gioco numero 1 della classifica di BGG. È il mitico 1-1-1. Esatto, è il mitico 1-1, il Santo Graal e l'unicorno, chiamatelo come volete. Ragazzi, per questa settimana abbiamo concluso questa puntata a fiume, vi abbiamo presentato veramente una quantità assurda di giochi anche questa settimana, voi godetevela, per chi c'è ci viene a trovare, ci vediamo a Granda Games il 2 sabato, per tutti gli altri ci sentiamo settimana prossima e come sempre ci vediamo dall'altra parte. Ciao a tutti ragazzi, ciao.